Esibizione straordinaria! Ragazze, la mia esibizione di oggi sarà spettacolare! Ho imparato a piangere per finta, guardate! Ci divertiremo un mondo! A proposito, dov'è Miss Collect? Qui! Ha un aspetto terribile! Dovrebbe riposare un po'! Allora, cancelliamo il gala o Nicoletta condurrà al suo posto? Nicoletta si sente anche peggio di me! Cancellare il gala? Mai! The show must go on! Ora vado! Solo un momento! Il gala inizierà tra 2 minuti? Che emozione! Miss Collect non può salire sul palco in queste condizioni, una di noi presenterà! Cosa? Come? Chi? Io potrei! Jenna sarebbe perfetta! È lei l'attrice migliore! Cosa? Io? Non ha fatto le prove! Tuttavia, se è un'attrice... Sì, sì, venga con me, Miss Collect! Le porto un tè caldo e dei cupcake, deve riposare! Ha ragione, io non ho mai provato! Mi renderò ridicola e il pubblico riderà di me! Tranquilla, Jen, andrai alla grande! Sei molto coraggiosa a voler presentare il gala. Qualcosa potrebbe andare storto e la colpa ricadrebbe su di te. Presentare il numero sbagliato, un vuoto di memoria, 2 artisti che si accavallano. Andiamo, Jenna, puoi farcela. Ma devo fare qualche prova. Non preoccuparti, andrai alla grande. Vi aspettavate Miss Collect, giusto? Beh, spero di non deludervi, perché oggi sarò io a presentare! Brava Jenna! Presenta Jenna! Forte! C'è un sacco di gente, non è vero? Io sarei molto nervosa! Wow, quanti spettatori! E ci sono anche molte persone che ci guardano da casa! Sta parlando di noi! Oh, sono così nervosa, speriamo che vada bene. Il primo numero di oggi è... la dolcissima pasticcera Connie! Giusto, sono la prima ad esibirmi. Arriva! Beh, direi non male come inizio. La dolcissima pasticcera Connie! Connie, ti prego, dove sei finita? Sta filando tutto liscio, ma mai come il prossimo artista sulle sue rotelle! Shaq! Shaq! Fermo lì, è il mio turno! Jenna ha detto rotelle, è il mio turno! Smettetela e andate! In skate o sui pattini, come vi pare, il pubblico vi aspetta! Fa meglio di così se ci riesci! Se ci riesco, ora vedrai! Che c'è? Non te l'aspettavi, eh? Bene! È tutto quello che sai fare, guarda! Beh, guarda questo! Una passeggiata? Oh, mi gira la testa! Oh! Tanti saluti all'attrice! Io saprei fare di meglio! Fantastico! Proprio come la più affascinante e bella modella in tutto l'universo, Lady! Oggi indossa una splendida borsetta disegnata dalla talentuosa Elodie! Oh, ci sono, ci sono! Finalmente ce l'ho fatta! La mia borsa, la mia borsa, la mia borsa! Hai visto? Che caos! Che disastro, se ne vanno tutti! Che faccio, che faccio, che faccio! È il momento della pubblicità, torniamo subito! Non potrebbe andare peggio. Solo un miracolo può salvare il gala. No, nemmeno un miracolo. Oh, che disastro! Non voglio salire su un palco mai più! Sarò costretta a sostituirti per salvare il gala e farò sicuramente meglio. Aspettate, ho un'idea! Sky, che cosa vuoi fare? Lo vedrai. Siamo tornati a Big Dreams con le BFF. Jenna, Jenna, annuncia il mio numero! Tanto peggio di così non può andare. Pronti per l'ultima esibizione di oggi? Io non... Sky, il principe di... Che sta facendo? Non voglio guardare, non voglio guardare! Oh, io non posso guardare! Sono finita! Ehi, cos'è quello? Non posso crederci! Oh?
Mila? Mila! Quello è un cavallo alato o sono allucinazioni? Anch'io lo vedo. Probabilmente ho la febbre. Wow! Wow! Oh! Sì! 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 E con questa incredibile e spettacolare esibizione di Sky, il nostro arrivederci al prossimo gala! Il gala è stato un successo! Il gala è stato un successo! Mila, non ci credo, sei proprio tu, sei diventata così grande! Non lo so, l'ho incontrata nei boschi e abbiamo legato subito! Ben fatto, Sky! Ma non sapevamo del tuo incredibile talento! Mi dispiace di non avervelo detto, ma l'ho portata a palazzo per proteggerla! Non c'è problema, l'importante è che sia tornata per salvarmi! Rim, ti ricordi di Mila? Credo che andrete molto d'accordo! San Valentino disastroso! Felice San Valentino! Oggi vorrei che tutti voi vi lasciaste trasportare dal vostro cuore, da ciò che vi piace e da ciò che vi ispira. Evviva l'amore! Il mio regalo di San Valentino sarà per Mila. Non avrei scoperto il mio talento senza di lei! Miei cari follower, ho preparato dei cupcake per le mie amiche perché loro ci sono sempre per me e questo è amore! Oh, adoriamo il giorno di San Valentino! Tieni, Phoebe, questo regalo è per te! Sono le foto di quando siamo state in campeggio! Ricordi? Best friends forever! Io dedico questa giornata a me stessa perché amare se stessi è molto importante! Sai una cosa, Narvi? È il grande giorno! Finalmente ho trovato il coraggio per dare il mio biglietto a Daisy! Oh! Oh! Oh, wow! Le darà davvero quel biglietto? Puoi farcela, Shaq! Non ce la faccio! Puoi farlo tu per me! Ah, dammi qua! Oh! Oh, no! Oh, ops! Eh? Cos'è questo? Un cuore! Oh, sono sicuro che sia caduto da lassù! Ah, ecco qui, fatto! Oh, è l'armadietto di Lady! Cos'è questo? Ah, è un biglietto per San Valentino! Tu mi piaci tanto! Se anche io ti piaccio, vieni allo skate park oggi pomeriggio! Oh, è firmato da Shaq! Cosa? È di Shaq! Non credo che ci andrò! Nel biglietto mi chiede di andare se lui mi piace e a me lui non piace! Ma devi andarci! Ma non mi piace in quel modo! Ti consigliamo di andare, altrimenti gli spezzerai il cuore e soffrirà molto! Vuoi che Shaq soffra? No, ma... Basterà fare in modo che l'appuntamento non vada bene! Così non gli piacerai più e nessuno soffrirà! Ok! Andrò all'appuntamento e farò in modo che vada tutto storto! Questo San Valentino si prospetta disastroso, vero? Daisy verrà o no? Daisy verrà... Lady? Oh no! Ciao! Sì, sono io. Allora che facciamo? Non ho tutto il giorno. Aspetta un momento. È già andato via! Ha funzionato! Che brava! Sono un'attrice migliore di Jenna! Lady! Lady! Siamo noi!
Ragazze, voi che ci fate qui? Tieni, mettiti l'auricolare, ti aiuteremo se servirà. Crystal! Ciao, Shaq, come va? Lady ha ricevuto il mio biglietto di San Valentino, ma è stato un errore! Era per Daisy! Ora vado e le dico che lei non mi piace in quel modo. Cosa? No, 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 no! Se tu le piaci, le spezzerai il cuore! Devi fare in modo che l'appuntamento vada male! Cosa? Hai capito bene, fa che vada tutto storto. D'accordo, ci provo, ma tieni il telefono vicino. Ragazze, non credo che sia necessario, se n'è già andato. Sono qui, Lady! Ricorda, fai in modo che l'appuntamento non vada bene. Come butta, bello! Come butta? Che ne dici se... Ehi, perché non andiamo a vedere un programma di moda in TV? Non mi piacciono i programmi di moda. Beh, a me sì, quindi andiamo. Ora guardiamo un film dell'orrore. Che cosa? Non mi piacciono quei film. Beh, a me sì. Oh, Lady ha bisogno d'aiuto. Dobbiamo fare qualcosa. È il momento perfetto per uno scherzo. Stai bene? Scusa, ti ho spaventato. No, io non mi spavento mai. Sei coperta di piume, somigli a una gallina. Io adoro coprirmi di piume. Ehi, Lady, preparagli un frullato. Ma io non so fare i frullati, hanno un sapore orribile. Appunto. Ti va un bel frullato? Sul serio? Ma Lady, tu sai preparare i frullati? Ma certo! Preparo frullati fantastici! Con broccoli, mostarda e maionese! Lo sai, anch'io preparerò un frullato per te. Userò alghe, fagioli e ketchup. Il tuo frullato è pronto? Anche il tuo è pronto. È delizioso! Ricorda, Lady, Shaq odia ballare. Vuoi ballare? O tu odi ballare? Io preferisco cantare. A te va di cantare oppure sei stanca? Io stanca? No, io odio dormire. La 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 la. Oh beh, se questo non rovinerà l'appuntamento mi arrendo. Shaq, devi continuare a cantare! Eh? Un momento! A te piace Daisy? Shh, no, sì, il biglietto era per lei, ma tu l'hai ricevuto per sbaglio e, io non sapevo come... Allora non ti piaccio! Fantastico! Non preoccuparti, ovviamente anche tu non mi piaci, ma sei molto cool! Ti aiuto io per il tuo San Valentino! Ok! Daisy! Potresti farmi un favore? Potresti insegnare a Shaq a cantare? Lo sai, è un vero disastro. Certo. Scusaci, ti abbiamo dato un consiglio terribile. Non fa niente. Dopotutto, è stato un appuntamento divertente. Ciao, Shaq. Per prima cosa dobbiamo provare a intonare le scale. La 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 la. La 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 la! Oh, sembra che avremo parecchio lavoro da fare. Allora cominciamo con una singola nota. Così. Tocca a te. Oh, che dolcissimo San Valentino! La regina del gossip ha spifferato il mio segreto! E per oggi è tutto! Ci vediamo domani, qui a Big Dreams! Beh, per oggi abbiamo finito, continueremo domani! Oh, per fortuna questa era l'ultima lezione, con le telecamere accese non smetto di mangiarmi le unghie! Beh, prima di salire sul palco io comincio a sudare tantissimo e ho sempre paura che mi scivolino le dita sulle corde della chitarra! È perché siamo riprese continuamente! Ogni volta che ci penso io balbetto! Non si può recitare tutto il giorno? Sì, è vero.
Certe notti sono così nervosa che non riesco ad addormentarmi. E sapete cosa faccio? Non ditelo a nessuno, ma a volte uso il ciuccio di quando ero piccola per rilassarmi. Così riesco a dormire. Il ciuccio, Mi è venuta un'idea. E... fatto. Caricato. Che succede? Cosa non va? Ho un brufolo, sono spettinata. Peggio, guardate il sito di Big Dreams. Oh, cosa? La regina del gossip ha scritto che io uso il ciuccio. Accidenti, guarda la foto di Miss Collect. Tutti stanno ridendo di me e questo è solo l'inizio. Dobbiamo scoprire chi ha rivelato il tuo segreto. Quando ne abbiamo parlato eravamo solo noi. Oh, vorrei sparire, abbandonerò la competizione. Non arrabbiarti, è solo un pettegolezzo. Domani nessuno se ne ricorderà più. E intanto oggi c'è uno spettacolo e non reciterò. Non dire sciocchezze, verresti espulsa da Big Dreams. Forza, Connie, devi entrare in classe. Ok, ma nascondetemi. Attente, telecamera. Mescolare 3 volte verso sinistra e poi 4 volte verso destra. E il gioco è fatto! No, non è vero! Non lo uso quasi mai! È per la tensione! Lo so che è soltanto per... C'è quello! No! No! Connie, ti senti bene? Qualcosa non va? Arrivano gli altri! Connie, hai un minuto? Ho bisogno di parlare con te. So come ti senti. Una volta qualcuno ha rivelato un mio segreto a tutta la scuola. Ma sai cosa ho imparato? Che non bisogna avere paura di essere diversi, perché questo ci rende unici. Puoi farcela, Connie. Il modo migliore per reagire è lasciare tutti senza parole con la tua performance di stasera. Sì, d'accordo, ci proverò. La regina del gossip ci ha colpite prima con la storia di Rim e ora con questo. Chi può essere? Non lo so, c'eravamo solo noi nei camerini. Inoltre, non capisco chi potrebbe voler ferire Connie. Lei è così dolce. Oh, ma cosa hanno da ridere tanto? Non capisco. Divertente la foto di Miss Collect? È molto sospetto. Stella, posso parlarti solo un momento? Io vado in classe e ci vediamo dopo. Perché stavate ridendo? Non avete visto la foto di Miss Collette? Anche voi! Non me l'aspettavo davvero! Connie, calmati. Vedi, tutti abbiamo dei segreti e non c'è niente di male. Sì, voi avete dei segreti, ma il mio lo conoscono tutti. E forse proprio una di voi è la regina del gossip. Aspetta, Connie! Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per aiutarla! Ho avuto un'idea. Stasera la aiuteremo a superare le sue paure, ma ci vorrà coraggio. Siete con me? Certo, noi siamo le best friends forever! E adesso che cosa combinano? Gran bel pezzo, Narvi! E ora la nostra prossima artista, la migliore chitarrista di Big Dreams! Stella! Stella! Vorrei dedicare questa canzone alla mia amica Connie. Perché essere diversi ci rende speciali. E tutti abbiamo dei segreti. Io, per esempio, sudo moltissimo prima di salire sul palco. Ecco perché mi tengo sempre un fazzoletto in tasca. Ben fatto, Stella! Ora tocca a noi! Sapete qual è il mio segreto? Io mi mangio le unghie! E che male c'è? Quando mi accorgo che le telecamere sono su di me, io balbetto. Quando mi piace un ragazzo, arrossisco così. E mi succede sempre con... Daisy, ora puoi smettere. Prima di tutto, vorrei ringraziare le mie amiche per avermi dimostrato che non bisogna vergognarsi dei propri segreti. Io uso il ciuccio e allora... va bene così!
Anch'io a volte uso il ciuccio. Io bevo da un biberon, mi rilassa. E io metto il bavaglino. Il bavaglino? Sì, urra per il ciuccio. Una persona mi ha detto che le differenze ci rendono unici. E io sono unica perché uso il ciuccio. Lo faccio perché mi fa sentire bene, al sicuro e mi calma. Come quando ero piccola. È divertente. Cani, 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 cani. Grazie a tutti. Sapete, cari follower, l'ingrediente migliore è essere se stessi. Sì! Sei stata fantastica! No, voi siete fantastiche. Grazie. Ti adorano tutti! Il tuo video è virale! Un sacco di celebrità si fanno fotografare con un ciuccio! La mia amica è una star! Selfie! Non sapremo mai chi sia la regina del gossip. Che importa? Ciò che sappiamo è che siamo le best friends forever! Per ora l'avete scampata, BFF, ma solo per ora. Sono un unicorno! Ti piace? È la mia canzone per l'esibizione di oggi! Grazie, Rim! A essere sincera, sono triste perché sono tutti impegnati e nessuno ha tempo di ascoltare la mia musica! Sì, è così! Mi sento un po' sola! A volte vorrei essere come te, niente discussioni con gli amici o altri problemi da umani! In che senso si sente sola? A me non l'ha fatta sentire la canzone. Che vuol dire? Che non siamo amiche? Beh, se proprio Stella vuole essere come Rim, senza problemi da umani, perfetto. Allora l'accontento. Oh sì, sarà davvero uno spasso. Mi sono addormentata mentre suonavo la chitarra. Dov'è finita? Dov'è la mia chitarra? Perché ho gli zoccoli? Oh no, un unicorno! Sono un unicorno! Sono Rim! Oh no, e adesso cosa faccio? Rim? Io? Rim unicorno? Stella? Rim Stella! Stella, io suono! No! No, Rim! Aspetta! Aspetta! È sempre più divertente! Ehi, artista! Sei pronta per stasera? Ma che succede a Stella? No! Credo sia nervosa per l'esibizione. Dovremmo aiutarla a rilassarsi. Stella, credo che ti serva un po' di relax. Vieni, ti insegniamo un paio di trucchetti che ti aiuteranno di sicuro. Ehi, ma cosa stai facendo? Stella si comporta in modo strano, vero? Devo dirlo alle BFF. Devi essere molto affamato oggi, ma non puoi avvicinarti così all'Academy. Torniamo alla stalla. No, Rim, qui non puoi proprio entrare. Devi tornare nella stalla. Vieni, resta qui e mangia le tue carote. Dreamy, devi ascoltarmi. Mi serve aiuto. Oh, hai voglia di giocare oggi, eh? Cosa? Ho detto che... Non ti arrabbiare, più tardi verrò a giocare con te. Dreamy, sono io, Stella! Sta calmo. Oh, bello! Oh, un momento! No! C'è una cosa più importante! Ti mostrerò che sono una BFF! Guarda! Ehi, ma quando l'hai imparato? Rim, dai, basta giocare! Devo andare alle prove! È davvero uno spasso da guardare! Vieni, ora ti insegno un trucco che mi ha insegnato Phoebe. Rilassa prima di un'esibizione. Inspira ed espira così. Ho un'idea!
Quando sono nervosa mi calmo mangiando qualcosa di dolce. Oh, mi hai sporcato la faccia! Ma cosa fai? Non leccarmi! Io mi rilasso così! Perché nitrisce come i cavalli? Oh, non posso guardare! Sì, è imbarazzante! Dreamy, Stella sta cavalcando in sala prove! Oh no, verrò espulsa e rimarrò così per sempre! Aiutiamo la nostra amica! Ehi, e io invece, un momento! Siete preoccupate per me? Che carine! Ricorda, devi mettere prima una mano qui e poi l'altra qui! Bene! Se non fai versi strani durante l'esibizione andrà tutto a meraviglia! Non penso proprio, temo che due note non siano affatto sufficienti! Forse posso creare qualcosa con il mio mixer, ma... se dovessi sbagliare, allora sarà espulsa! No, meglio di no! Espulsa? Sì, Stella, è una cosa seria! Hai tantissimo talento, ma se continui a comportarti così non ti faranno rimanere nello show! Non so cosa ti sia preso, sei sempre stata così brava! Ma dove va? Seguiamola! Forza! Rim triste! Academy importante, scusami! Rim? Stella! Penso che abbia perso il senno. Che cosa sta cercando di dirci? Rim? Stella! Tu sei Rim e tu Stella! Cosa? Vi siete scambiati i corpi? Non è possibile! Stella! Solo Stella suona così bene! Rim! Ma com'è successo? Puoi annullarlo? Ok, scopriremo noi come. Siamo BFF e saremo sempre unite! Vi voglio bene! Troppo affetto e disgustoso! Non lo sopporto, sono così amiche! Non fa più ridere! Che noia! Stella, stai bene? Rim, cos'è successo? Oh, sono di nuovo io! Grazie, BFF! Rim, e tu sei di nuovo tu! Oh, ero in bagno! Cosa mi sono persa? Non so, ero andata a prendere da bere. Vuoi? Poi Rim ha cominciato a trottare per la stanza! E mi ha leccato la faccia, bleh! E avete notato quella luce? Sì, è vero, era strana! Mi ha ricordato Shadow! Stella, sei pronta a esibirti? Sì, arrivo tra un attimo! Andrai alla grande! Grazie, ragazze! Il talento nascosto del principe. Attenzione, annuncio importante. Le prove per il prossimo spettacolo si svolgeranno in coppia. Perciò in coppia? Devo trovare qualcuno? Ciao, stiamo insieme. Buon lavoro! Meglio che mi sbrighi. Sono già tutti in coppia. Wow, che seccatura. Ciao, Sky. Ti andrebbe di fare coppia con me? Ok. Evviva! Shannon, Shadow! Cosa? Oh no, voi non svelerete il mio piano! BFF, BFF! Tornate qui! Guarda che brave, sono strepitose! Hanno unito i loro due talenti! Allora, vediamo un po'... In cosa sei bravo? Bella domanda. Io non ne sono sicuro. Credo di cavarmela bene con la giocoleria, però a dirla tutta non è che ci vado matto. Vuol dire che non è il tuo vero talento. Ti aiuto a scoprirlo. Sei pronto?
Jenna, Crystal e io pensiamo che potresti essere un bravo cuoco. Eh? Cucinare? Proprio così. Per prima cosa devi sapere che bisogna maneggiare gli ingredienti con grande cura. Oh. È meglio provare qualcos'altro. Oh, ma perché hai tanta fretta? Non potevamo finire il pisolino. A Sky serve il tuo aiuto. Devi insegnargli a sfilare su una passerella. Oh beh, per quello ho sempre tempo. Beh, non mi sembra molto interessato. Via fa, via fa! Adesso vi acchiappo! Shannon! Proviamo la pittura! Io passerei a qualcos'altro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Senti il ritmo della musica. 1, 2, 3. Andiamo, di sicuro ce l'hai qualche talento. Che ne diresti della chitarra? Cantare? Immersioni? Tiro con l'arco? Salto con l'asta? Paracadutismo? O karate? Parkour! Scrivere poesie? Atletica? Dormire coi calzini? Giardinare? Nutrire i pesci? Scherma? Zumba? Ragazze, basta! Vi ringrazio, ma devo scoprire da solo qual è il mio talento. Acchiapperò quelle piccole pesti. Bene, benissimo! No, no! Male, malissimo! Peggio di così non poteva andare. È chiaro che non ho nessuna passione. Farei meglio a tornare al castello. Dannate Jelly! Di certo non sapranno resistere a questa. Oh, wow! Questa torta sembra deliziosa! Sì, me ne sono liberata! Addio e a mai più rivederci! Vorrei poter volare via da qui. Wow! Ah, non posso crederci! Un cavallo alato! Ah, ti sei perso? Che ci fai qui? Tranquillo. Ora mi è tutto chiaro. Ti sei perso. Beh, siamo in due allora, perché neanch'io so bene che cosa ci faccio qui. Oh, sono davvero in groppa a un cavallo alato! Fantastico! Oh, ma che vento! È meglio che non ti vedano. Adesso ti porto al castello e poi capiremo come fare. Molto bene, ora che siete tutti in coppia, possiamo finalmente iniziare le prove. Jenna, cara, dov'è il tuo partner? Io, beh, ecco... Finalmente me ne sono liberata.
La foto! Ehi, tornate qui! Ehi! Ridatemela subito! L'ho presa! Oh, Shannon! Perfetto! Starei tu in coppia con Jenna! Come ha detto? Ma dov'è Sky? Dice che è riuscita a scoprire il suo talento! Yuhu! Guardate cosa so fare! E lo adoro! Misterioso caso di Halloween. Oh! È sangue quello vicino allo specchio di Lady. Qui sta succedendo qualcosa. Non toccate nulla, fino all'arrivo della polizia sarò io a condurre le indagini. Oh no, oggi è Halloween e stando a quanto ho letto online alcuni studenti si trasformano in vampiri. Forza, forza, via di qua, lasciate spazio alle professioniste. Lady non risponde! Qualcosa non va. Tu non c'entri niente, vero Crystal? Ehi, non farei mai uno scherzo del genere. Nemmeno ad Halloween? Beh, ad Halloween sì, ma io non c'entro con questo. Dobbiamo scoprire cos'è successo a Lady. Come Miss Lupus in il misterioso caso della gallina scomparsa, anche io vi interrogherò una alla volta. Daisy, sei la prima. Del collo! Sono sicura che sia il morso di un vampiro! Qualcuno ha visto Lady oggi? Dobbiamo trovarla! Io l'ho vista! Ci siamo incontrate stamattina all'ingresso dell'Academy! È arrivata con il suo scooter! E all'ultima ora ho lezione di passerella! Elodie mi ha cucito un bel abito rosso! Mi sono portata un rossetto e uno smalto da abbinare! Forse si è addormentata da qualche parte prima della lezione! Sapete com'è fatta? Quando hai visto la persona scomparsa per l'ultima volta? Beh, stavo pettinando i miei capelli setosi quando Lady è arrivata all'improvviso in camerino. Oggi sarà un successo in passerella. Sfilerò con il vestito che Elodie ha fatto per me. Dov'è il mio vestito? Ti aiuto a cercarlo. Non serve, so chi è stato. Tu lo hai preso, confessa! Ma se io volevo aiutarla! Oh, giusto! Continuerò ad indagare. Lady? Oh no, è soltanto Narvi. Crystal, ora interrogo te! Avevo preso il suo vestito dall'atelier! Ridammelo subito, ho detto! Era solo uno scherzo, non arrabbiarti, eccolo qui! Continua. Se n'è andata in lacrime perché non aveva un vestito per la passerella. Ci hai mentito! Hai detto di non averla vista! Sì, perché avevo paura che pensaste che fosse tutta colpa mia! Ma non so dove sia Lady. Perché nessuno mi ascolta? Ve l'ho detto, è la maledizione dei vampiri! Spariremo tutte una dopo l'altra! Vampiri? Interessante. Jenna, vieni a testimoniare. Dobbiamo trovare Lady! Siamo le sue BFF! Can't help to be frightened. Can't help to feel scared. It is Halloween and there's a mystery. Gotta look for clues, gotta look for anything. We'll always be there for each other. We always give our best to discover all of the things that are hiding from us. We will not give up. We will find you, so don't be passate ore da quando qualcuno l'ha vista, la Terra sembra averla inghiottita! Tocca a te, Shaq!
Hai visto Lady? Sì, questa mattina piangeva con Elodie. Ok, non ho detto niente perché io e Sky abbiamo avuto un imprevisto e comunque pensavo che si sarebbe fatta viva. Ecco. Credo di avere talento per la scherma. In guardia! Vi sconfiggerò! Mi dispiace! No, Lady si arrabbierà molto! Ho solo mezz'ora per sistemarlo! Ma dobbiamo andare, la limousine ci aspetta! Dopo potrai sistemarlo, ok? Wow, il vestito di Lady! Le farò uno scherzetto! Aspetta, posso sistemare il vestito a casa? Crystal! Crystal! Oh no, Crystal lo ha messo nell'armadietto! Che cosa facciamo? Devo aggiustarlo! Fatto! Ridammelo subito, ho detto! Era solo uno scherzo, non arrabbiarti! Eccolo qui! E poi, quando ho visto che piangeva, le ho detto che avevo io il suo vestito per aggiustarlo. Ragazzi, ci servono più indizi per trovare Lady! C'è di sicuro qualcosa qui intorno. Che serata! Siete certe che non ci saranno vampiri? Oh, piantala con questi vampiri! Sembri Jenna! Ehi, ti ho sentita! Cos'è stato? Avete sentito? Che cos'è? Un vampiro! Eccomi finalmente! Lady! Non sapevamo dove fossi. Jenna credeva che ti fossi trasformata in un vampiro. Miss Collect pensa che tu sia stata rapita. Un vampiro? Rapita? Oh, ecco il mio specchietto! Il fatto è che mi stavo mettendo lo smalto a color fragola quando Elodie mi ha portato il vestito, ma ci ho rovesciato sopra lo smalto e l'ho sporcato. Che disastro! Quindi sono andata a lavare il vestito per stasera. Ora sì che torna tutto. Pensavo che non ce l'avrei fatta. Devo esibirmi fra mezz'ora. Beh, giusto il tempo per uno spavento a Miss Collect. Sì, è davvero un'ottima idea. Sì, assolutamente. Mistero risolto! I vampiri hanno rapito Lady perché volevano un vestito realizzato dalla principessa. Lady, no, non farlo! Sì, sono un vampiro. Ormai è una di loro. No, non è, no. Puoi farcela, Sydney! Nel galà di questa sera, la prima categoria a esibirsi è... il balletto! Congratulazioni! Che meraviglia! Wow, sarai la prima! Noi saremo le prime! Oh, giusto! Congratulazioni anche a te, Shannon! Non vedo l'ora, proverò una piruetta molto difficile! Ragazze, dovete stare tranquille! Capisco l'emozione, ma ricordate che sarete in due sul palco e che dovete provare insieme. Proviamo insieme dopo pranzo? Sono impegnata. Oh, più tardi? Mm-mm. Più tardi ancora? Mm-mm. Sono libera ora, puoi? Beh, sì, certo. Guarda, che ne pensi? Però, è tutto quello che sai fare. Wow, ma sei bravissima! Lo so, prova a fare di meglio, ma non ci riuscirai. Se vuoi, dopo il tuo passo, io posso fare questo? Beh, piuttosto banale. E questo? Prevedibile. Oh. Alla tua coreografia serve un po' di brio, tipo guarda! Visto? Molto meglio. Così? Stai attenta, attenta, ti prego, non sei molto sicura. Cioè, se ti fai male, non potrai esibirti per prima. Non hai nulla di meno noioso? Oh beh, tutte sbagliamo, no? Io no, mi esercito da sola, magari la tua goffaggine è contagiosa. Oh, non promette bene. Mi ricorda qualcuno e a te? Oh, ma dove è andata? Vediamo quanto balli bene con queste. Oh. Oh.
Va tutto bene? Che succede? Niente, sono preoccupata per Sydney, credo che stasera farà un disastro. Sydney? Ma balla benissimo. Sì, ma inciampa spesso, le sue scarpe sono molto vecchie. Ho questo paio in più, ma sicuramente non le vorrà. Non si fida di me perché siamo tutte e due bravissime. Non lo so, forse se gliele porti tu le accetterà. Ma certo, siamo BFF. Davvero? Le faresti un grande favore? E ora un bel salto! Oh. Non ce la farai! Ehi, Sydney! Ho saputo che sei un po' nervosa, così ti ho portato... Scarpe nuove! Le mie sono vecchie! È proprio quello che mi serviva! Grazie mille! Farò un figurone al gala di stasera! Mua! Aia! Mi sono quasi distorta la caviglia! Ok, la terza è la volta buona! Wow, ma che succede? Anche i nostri ciondoli brillano! No! Viene da laggiù! Sydney! Ho preso una storta alla caviglia! Aia, mi fa davvero male! Speriamo che possa esibirsi! Non potrò esibirmi! No! Stai tranquilla, so cosa faccio! Ho preso tante storte alla caviglia in passerella, guarirà! È come se le scarpe mi avessero spinta! Queste non sono le tue scarpe, non sono nel tuo stile! Gliele ho date io, ma è stata Shad! Perché farle indossare delle scarpe nuove la sera dell'esibizione? Pessima idea, Stella! Cosa? Ma... Già, vergognati, dai, Sydney, toglietele! Ah, io volevo solo aiutare! Oh, sai com'è fatta Stella? Tra due ore se lo sarà dimenticata! Nessuno mi capisce! Che succede? Ho sentito urlare! Sydney è caduta e loro pensano sia colpa mia perché le ho dato le scarpe nuove! Ma pensavo che voi foste amiche! O sono solo amiche di Sydney? Sì, a quanto pare noi non lo siamo più! Oh, mi dispiace tanto! È terribile! Almeno tu mi capisci! Non lo so, Daisy, forse dovrei lasciar perdere! We all have our little special sparkle deep inside. It doesn't matter what you do, you're always going to shine. Just try again and again. Yeah, all you really gotta do is believe in yourself. In life there will be obstacles, but you'll overcome them. And be the best you can be. La serata sta per cominciare. Dov'è Sydney? Non credo che verrà. Sarò io la stella stasera e brillerò sul palco. Scusate, scusate, eccomi. Ottimo. Pronte? 3, 2, 1. Buonasera, fan di Big Dreams. Oggi assisterete alla performance di balletto di Sydney e Shannon. Bravissima, sei la migliore. E ora un bel salto. Forza, Sydney! Grande! Cosa? Ti sei tolta il ciondolo? Sì, mi sembra evidente che non siamo più best friends forever. Ma no, Stella! Perché dici così? Perché tu pensi che abbia dato quelle scarpe nuove a Sydney per sabotarla? Non è vero, non penserei mai questo di te. È solo che... sai come divento quando sono nervosa? Penso che il mondo stia per finire, sono un po' melodrammatica. Non preoccuparti, Jenna, so come sei ed è per questo che ti voglio bene. Vado a rimettermi il ciondolo. E promettimi che non lo toglierai mai più. Promessa da BFF. Ehi, ciao Shannon, sei stata grande. Sydney è stata grande. Alla fine tutto è andato per il meglio. Sì, per fortuna. E tu indossi di nuovo il ciondolo. Sì, era solo uno stupido litigio, siamo ancora BFF. Oh, e grazie. Ma Sydney mi ha chiesto di restituirtele. Indossare scarpe nuove la sera dell'esibizione non è una buona idea. Infatti, chi lo farebbe mai?
Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Voglio rovinare la loro gara. Vediamo se sono così amiche come dicono. Salviamo Rim. Su, Rim, da questa parte. Sono felice che tu sia qui, ma non devi farti vedere. Attenti, telecamera! Non muoverti! Stai ferma, immobile! Ah, grazie per il vostro aiuto, ragazze. Non volevo lasciare Rim a casa da solo. Non ringraziarci, anche noi teniamo a Rim. Qui starai bene, non allontanarti e non farti notare. Chissà come reagirebbe Miss Colette se dovesse vederti. Ho un sonno tremendo. Shh, non davanti alle telecamere. Mi hanno scoperte! Eh? Controllate la chat di Big Dreams. Ma com'è possibile? Chi l'ha postato? Hanno scoperto Rim! Qualcuno vuole metterci nei guai. Sì, ma chi potrebbe essere? Un post a dir poco incredibile. Chi mai vorrà farvi scoprire? È un animaletto così carino. Ora che facciamo? Devo andare da lui prima che lo trovi. Ancora quella bestia? Ora chiamo il direttore per farlo cacciare dall'Academy. Devo trovare subito Rim. Noi dobbiamo andare, ma penseremo a qualcosa. Ti aiuto io, Dreamy, andiamo. Anch'io. Ehi là. Guardate, quello è il principe. Finalmente mio fratello è arrivato. Ehi, sei in ritardo, te ne rendi conto? Non preoccuparti, sorellina. Sky, vieni a lezione con noi? Ok. Dove sarà finito? Rim! Oh, c'è un vento tremendo! Ehi, una telecamera! Andiamo! Rim! 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 Per fortuna ti ha trovato! Dobbiamo fare in modo che Rim non venga cacciato! Che ne dite di travestirlo da cane? O di nasconderlo in un ripostiglio? Tranquillo, nessuno vuole rinchiuderti. Rapiamo Miss Colette e la teniamo in ostaggio finché non accetta. Aspetta, non ti sembra di esagerare? Eh? Spero che le altre abbiano trovato una soluzione, perché qui... Oggi parleremo di come associare l'espressività alla gestualità. Coraggio, tutti insieme. Tristi, tormentati, felici, più felici, è il giorno più bello della vostra vita! Ho pensato tanto a come fermare quest'ingiustizia, ma non ho trovato una soluzione. Neanch'io, eppure il sangue alla testa mi arriva e come? Tranquillo, Narvi. La prossima volta andrà meglio. Sky, va tutto bene? Mi sei sembrato un po' distratto. Che mi annoio. Che cosa? Alla tua età tutto dovrebbe essere entusiasmante. Se ti andrà di parlare, ti aiuterò in ogni modo possibile. Grazie, lo terrò presente. Nicoletta, davvero è qui per aiutarci in ogni modo possibile? Sì, perché? Deve aiutarci con Rim, quello che sta succedendo è ingiusto. Non posso fare molto se per Miss Colette non può restare. Oh, la prego! Rim è un animale molto affettuoso e ha bisogno di stare con noi. Forse potrei sollevare la questione alla prossima riunione con il direttore del programma. Oh, sta cominciando proprio adesso! Oh, sentiamo che dicono! Proprio così, direttore, c'è un animale nella struttura. Chiamerò la disinfestazione. Di sicuro alle pulci. Ma i cavalli non hanno le pulci. E poi questo qui è davvero adorabile. Quel mostro spaventerà gli spettatori. Secondo me ne attirerà di più, invece. Chi non ama gli animali? Basta discutere. Vediamo cosa ne pensa il pubblico e agiremo di conseguenza. Avete fino a domani a mezzogiorno per scoprirlo. D'accordo, direttore. Stanno arrivando! Ti garantisco che domani se ne andrà. Le visualizzazioni dovranno salire alle stelle. Come facciamo? Mi è venuta un'idea. Prendi il cellulare. Miss Colette, ho visto quell'animale disgustoso che lasciava impronte dappertutto. Lo so, Shannon, ma presto quell'animale dovrà lasciare l'Academy. Pronti? Chuck, azione! Ciao, io sono Elodie.
Vedete questo animale meraviglioso? Volete che rimanga qui all'Academy? Beh, lasciando un commento con l'hashtag Salviamoli, ci aiuterete a farlo restare e parteciperete all'estrazione per vincere questo vestito! È il mio migliore amico fin da quando ero piccola! Non lasciate che me lo portino via! Vai, Sydney! Tocca a te! Ups! Scusa! Adesso non vedo impiastro! Quello sembrava più karate che un balletto! Oh no! Il cartello è volato via! Cosa facciamo adesso? Oh, ti prego, Sky, puoi giocolare? Ci servono altri video. Ma è impossibile con questo vento, un'altra volta. Dai, è per una buona causa. Sono le 12, il tempo è finito, ora chiamo il rifugio per animali. Non può portarlo via, è ingiusto! Ho bisogno di Rima al mio fianco! Attente, Nicoletta, mi scolletto! Eh? Attenzione! Bravissimo, Rim! Sei un eroe! L'hai salvata! Sydney, dimmi che hai ripreso! Tutti vogliono che Rim resti! Bene, bene! Ho caricato il video e il pubblico desidera che Rim rimanga! Beh, se lo vuole il pubblico, allora è deciso! Ovviamente dovete trovare un posto in cui sistemarlo! Non può certo dormire dentro l'Academy! Evviva! Puoi rimanere! È fatta! Rim resterà qui con noi! Fatto! Rim adesso ha un posto dove stare! Grazie per l'aiuto, BFF! Siete le migliori! Urra per Rim! Oh, che succede? Ciondoli! Ora fate ufficialmente parte delle BFF! Non me ne va una per il verso giusto e loro sono amiche più di prima! Il suo igloo si stava sciogliendo. Comincia! Il talent show con le nostre BFF! Benvenuti a Big Dreams, il talent show delle BFF. Durante lo show, ogni concorrente mostrerà le proprie abilità. Sydney non è cambiata. Ogni giorno assisteremo alle loro esibizioni. Ma solo una vincerà. Le potrete seguire grazie alle telecamere che le riprendono 24 ore su 24. A tra poco! Big Dreams, il talent show delle BFF! Che emozione! E ora che succede? Oh wow! Adoro il tuo look! Anche tu stai alla grande! Buon primo giorno al Big Dreams Show! Selfie! Oh no, che faccia! La cancello subito! Ehi, ridammi il telefono! Che bello essere di nuovo insieme! Siete il mio ingrediente preferito! Vi voglio bene! Andiamo, non vedo l'ora! Oh, chissà come sarà! Wow, incredibile! È ancora meglio di quello che immaginavo! Lo adoro! Oh, sì, i miei dolci verranno benissimo! È incredibile essere qui tutte insieme! Nulla può rovinare il momento! Ehi là! Prova, prova! Ho bevuto troppe tisane oppure quella era la voce di... Miss Colette, la direttrice di Big Dreams! No! Tutte le concorrenti sono attese nella sala prove! Oh, non ci libereremo mai di lei. Oh, eccole le migliori amiche. E io qui da sola, come sempre. Voglio rovinare la loro gara. Vediamo se sono così amiche come dicono. Com'era? Io credo nella magia. Forse la magia dell'amicizia? Oh, è impossibile. Wow, abbiamo un palco in classe. Truly, truly friends. Io provo i miei passi migliori davanti allo specchio. Benvenuti alla Big Dreams Academy. Sono la direttrice Miss Collect e lei è Nicoletta, la vostra insegnante. È un piacere conoscervi ed essere qui. Faremo brillare i vostri talenti. Come vedete, ci sono telecamere dappertutto. Vi riprenderanno sempre, così che il pubblico da casa potrà vedervi.
Registreranno ogni prova, ogni vostro movimento. Sarà bellissimo! Sì, è vero? E lei non ha un volto nuovo. Non ti ricordi? È la principessa Elodie. Eravamo piccoli. Wow! Ragazze, silenzio! Non sento una parola di quello che dicono. E saranno i momenti in cui mostrerete al pubblico a casa il vostro talento. Buona fortuna! Cosa ha detto? Di che momenti parlava? Se foste state zitte un secondo, dai, andiamo! Ciao, Elodie! Ti ricordi di noi? Da piccole giocavamo con te e tuo fratello Sky al vostro castello! Certo che sì, ci divertivamo! Vorrei che il castello fosse più vicino. Non riuscirò a mostrare la mia abilità di stilista perché ho lasciato lì le mie stoffe speciali. Al castello! Posso accompagnarti, per favore? Cioè, se ti va! Insomma, potrei darti un passaggio fino a lì con il mio scooter! Lo faresti davvero? Certo! Ma dove vanno? C'è la presentazione dei talenti! Stai tranquilla, sono le ultime, torneranno in tempo! Portale, portale, apriti un pochino! Oh, se continuo così mi verrà la nausea! Cuore strappato? No. Cuore alato? Fammi raggiungere l'altro lato! Oh, no, non dirmi che devo anche fare il balletto! Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato! Finalmente, ora vedranno come... Ehi, sta giù! No, questo è già lì! Bentornati, siamo pronti per presentarvi i talenti. Ecco a voi, Crystal. Ciao, sono Crystal e adoro la danza moderna. E ora vi presento Connie. Sono Connie e vado pazza per la cucina. Buoni, vero? Vi svelo l'ingrediente segreto. Tanto amore. Seguitemi sul mio canale Cucina con Connie. Signore e signori, Jenna. Oh no, non ce la faccio più. Non è vero, perché sono un'attrice e adoro il dramma. Sono Jenna. Lady ed Elodie non sono tornate e fra 10 minuti è il turno di Lady. Sono come una pentola a pressione, pronta ad esplodere. A chi tocca adesso? È il turno di Sydney. Ehi, Sydney, tocca al tuo balletto ora, sei agitata? Mi piace il balletto. Beh, un pochino sì, ma non importa, adoro danzare. Ciao, buongiorno. E quella chi è? Ma che strano, era da tanto che i nostri ciondoli non si illuminavano. Forse qualcosa non va. It is time to dream, it is time to dance. E ora la nostra stella del balletto, Sydney! E io, Shannon! Shannon! Shannon, non ti vedo sulla lista! Davvero poco professionale commettere questi errori? Siamo in diretta! Oh sì, Sydney e Shannon, tocca a voi! E quella chi è? E ora una futura modella, Lady! Dov'è Lady? Lady? Tieni questo! Corri! Buona fortuna! Wow! È la migliore! Ce l'ha fatta! E ora la nostra principessa stilista, Elodie! Psst! Puoi farcela! Grazie per averci seguiti. Alla settimana prossima con Big Dreams, il talent show delle BFF. Lo adoro! Che stress! Non pensavo che avremmo superato il primo giorno. Bus della giornata. Ci vediamo.
Non vedo l'ora di mangiare i biscotti di Natale di papà. Io voglio giocare a palle di neve. Io non vedo l'ora. Regali! Fai attenzione! Regali di Natale, sì! La la la, la la la. Io voglio cantare i campi di Natale. La 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 la. Buone vacanze, Shaq! Buone vacanze a te, Daisy. Grazie. Sì, finalmente! Buon Natale! Buon Natale! Woohoo! Cattive notizie! C'è stata una grossa nevicata che ha bloccato le strade e il bus non riesce a raggiungere il campus. Questo vuol dire che passeremo il Natale insieme al campus! No! Non ha nemmeno nevicato. Addio biscotti. Addio battaglia di neve. Addio anche ai regali. Beh, ma perlomeno siamo insieme e siamo best friends forever. D'accordo, ora cercate di rilassarvi, per favore. Passeremo il Natale lontano dalla nostra famiglia, qui al campus. Sì, non è meraviglioso? Dai ragazze, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Cucinare, fare decorazioni, cantare. Ehi tu, quel fischio è mio. Aspetta, torna indietro. Daisy ha ragione. Passare il Natale qui al campus non sarà poi così male. Ci divertiremo. Canteremo i canti di Natale. Chi ci sta? Io sì. Anch'io. 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 No, che vuol dire che rimanete qui? Allora farò in modo di rovinare il vostro Natale. Ridami il fischio, mi serve. È per una buona causa. Vi ho mai detto che nel 1999... ha scritto un canto di Natale nella sua città. Sì, beh, chi vuole iniziare a cantare? Vorrei cominciare io, se siete d'accordo. La la la! Perfetto, Crystal, mi hai ispirata. Scriverò un nuovo canto. Mi ricordo di quando, nel 1999... ha scritto un canto di Natale nella sua città. Secondo te avremo dei regali domani? Può darsi! In fondo si sa che è tutto possibile a Natale! Che cos'è quello? È vischio! Secondo la tradizione, se qualcuno riceve un bacio sotto il vischio, troverà il vero amore! Ah! Ciao, ragazze! Io spero che nevichi tanto! Io spero che canteremo tanti canti di Natale! Io spero di ricevere il mio primo bacio! Buonanotte, ragazze! Buonanotte! Che cosa sono? Mi è venuta un'idea per questi regali. Giusto quello che mi serviva. I regali sono pesantissimi! Penso che me ne sbarazzerò domani. È Natale! È Natale! Regali! Eh? Cosa? No, non è possibile! Non c'è nemmeno un regalo! È un vero disastro! Secondo me stai esagerando! Certo, e ora mi dirai che il miglior regalo è... essere qui tutti insieme! Esattamente! Sì, però non sta nemmeno nevicando! Ehi, ragazze! E se cominciassimo a cantare? Io non ne ho voglia. Nemmeno io. Adesso devo soltanto sbarazzarmi dei regali! Oh no! Ho dimenticato il cappello! Il primo bacio è così difficile! Im, sei qui! Che cosa? Shadow, vuoi dire che è stata lei? Forza, Rim, corri, dai! Diciamolo a tutte, forza, forza! Non è Natale senza albero, non possono mancare la neve e i regali, e con tutta la famiglia noi festeggeremo! Non mi convince del tutto la parte del coro. Devo scriverla da capo. Aspettatemi qua. È Rim. È successo qualcosa. Quanto pesa! Devo sbrigarmi prima che mi scoprano. Devo concludere il mio super piano rovina Natale. Ehi, tu! Smettila immediatamente! Shadow!
lascerò portare via i regali. E chi mi potrà fermare? Tu sei qui da sola. Perché sai, non vali niente senza le tue amiche. Ti sbagli, la nostra amicizia è più forte di un brutto Natale. Shadow, ridacci i regali. Rovinerò il Natale e anche la vostra amicizia. Non lo permetterò. Dove sono le tue amiche? Qui. Non ti lasceremo rovinare il nostro Natale. Né la nostra amicizia. Non può essere vero. Il mio piano era perfetto. Potere dell'amicizia. Quella luce. Tornerò. It's Christmas time, so we're all together. Let's have some fun. It doesn't matter where we are, as long as we can be with each other. Because we know that it is Christmas time. We can share our joy, celebration time with all your friends. You know that this is a different Christmas. It's so much fun to put the lights up, wishing a Merry Christmas to everybody. Loving anyone who is in need, and toasting to peace. Decorate the campus with a million colors, bringing different flavors to a dinner table. Candy cane, gingerbread and wrapping paper. Cosa sta facendo? È la tradizione. Devo darle un bacio? Oh, che carini. Wow, sta iniziando a nevicare. Selfie! Buon Natale! Celebration time with all your friends. You know that this is a different Christmas. Merry Christmas! Fuggi via, Rim! Non farlo, Stella, così lo spaventerai. Agli animali non piacciono i rumori troppo forti. Calmati, Dreamy, sono solo fuochi d'artificio. È tutto ok, sarà un vero spettacolo, vedrai. Sono fuochi d'artificio quelli? Chi li sta sparando? Visto, di sicuro Rim non se ne accorgerà neanche. Ehi, ragazze! Sta tranquillo, Rim, calmati, va tutto bene. Ops. Forza, Narvi, continua così. Ce l'hai quasi fatta. Era un unicorno, quello. Ehi, ti va un'altra partita? Sì! Quando avrò scoperto chi... Aspetta, Rim! Torna qui! Miss Collette, sta bene? Sì, grazie. Ma era un cavallo travestito da unicorno? Sono appena stata travolta da un cavallo travestito da unicorno! È probabile, perché gli unicorni non esistono. No, certo che no. Comunque, se scoprirò che avete a che fare con quei fuochi d'artificio, sarete tutte espulse. Espulse? Mi piace. Non possiamo più nascondere Rim. Sì, invece. Lo nasconderemo meglio e soprattutto non spareremo più i fuochi d'artificio. Ma noi vogliamo spararli ancora. Beh, non lo faremo, spaventano Rim. Ma non è giusto. Trovate una soluzione per non farlo spaventare, così potremo sparare dei fantastici fuochi. Non preoccuparti, Rim. Troveremo una soluzione. Ehi! Ce l'ho io la soluzione. È ora della sveglia. Oh, sole mio. Niente. Ma che zoccoli grandi che hai! Mi è appena venuta una grande idea! La signorina Dreamy e le sue compagne d'avventura sono richieste in caffetteria immediatamente! Oh, cos'è successo qui?
Sembra proprio che il vostro amichetto sia passato di nuovo da qui. Cosa? Sì. Ma Miss Colletta, è impossibile! I cavalli non camminano sul soffitto. Sì, beh, come vedi ha lasciato impronte dappertutto. Mi è bastato seguire la pista per trovarlo. Oh no, Rim. Ho già chiamato il centro di recupero della fauna selvatica. Verranno a prenderlo questa sera, subito dopo i fuochi d'artificio. Non è giusto! Gli animali devono vivere liberi! Ormai ho deciso, basta discutere adesso! Dobbiamo liberare Rim. E noi saremo felici di aiutarti. Ci dispiace, Dreamy, ma non vogliamo essere espulse. Dobbiamo andare. Ma ragazze! E ora cosa facciamo? Ci sono! Mi è venuta un'idea, avvicinatevi. Chissà che cosa stanno tramando. Oh no! Shh, non facciamoci sentire! Nardi e Shaq dovrebbero arrivare tra poco, state pronte! Miss Collect! Miss Collect! Non stavo dormendo! Qualcuno sta toccando i fuochi d'artificio! Cosa? Impossibile! Ho detto chiaramente che era vietato! Torno subito! Ce l'hanno fatta! Bene, su, andiamo! Adesso vedrete! Mi sento un po' in colpa per poco fa. Dopotutto, Rim è nostro amico. Sì, hai ragione, ma guarda quanti disastri ha fatto. Il mio piano è perfetto. Mi sembra di conoscere questa voce. Lascerò impronte ovunque, così Miss Colletta vi espellerà tutte. Oh, quindi c'era il suo zampino. Dobbiamo avvisare Dreamy, andiamo. Ce l'abbiamo fatta, Rim. Ora sei libero. Espulse in 3, 2, 1. Dove sei, cavallino? Sto seguendo le tue impronte, non mi scapperai. Oh no, è Miss Collect. Devi fuggire, Rim. Ci rivedremo presto. We must protect each other. You gotta hide from people that are mean. Go right free just like the wind, cause I will be by your side. I'll come get you at any time. My friend Dream, Dream, Dream will always get me. I know he will never let me down. My friend Dream, Dream, Dream is my best friend for sure. I will never leave him on his own. My friend Dream, Dream, Dream is my faithful unicorn, always helping everybody else. My friend Dream, 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 I will never forget. I love him so much cause he's the best. Potere dell'amicizia! Oh no! Non di nuovo quelle luci! Ah! Ah! Ben fatto! Sì! Eccovi qui! Oh? Avete disobbedito a molte regole del campus. Avete portato un animale, avete corso e avete toccato i fuochi d'artificio. Miss Collect, il cavallo se n'è andato. Se segue le tracce vedrà che ha lasciato il campus. Non importa, mi dispiace, non ho altra scelta se non espellervi. No, la prego, è tutta colpa mia. Espella solamente me, ho portato io il cavallo. Non lo faccia, di certo possiamo trovare una soluzione. Sì, possiamo lavorare per punizione. Pulire le aule. E magari preparare dei pranzetti deliziosi per tutti. O farle dei bei massaggi rilassanti. Ne siete davvero sicure? È una cosa terribile. Forse era meglio essere espulse dal campus. Coraggio, Dreamy. Ho corso per il bosco tutto il giorno a causa tua. Ho i piedi a pezzi. Così? Oh, sì! Dai, ragazze, muoviamoci! Andiamo alla caffetteria! E tu continua con le pose, Shaq, sei molto buffo! È arrostito! Che carino!
no, tu gli piaci molto. Non è affatto vero. Era ora di fare un po' di pulizia. È stato divertente. Eh? Guardate cosa c'è qua. Qualcuno ha buttato via un mucchio di libri. Stai pensando a quello che sto pensando io? Voglio ordinare un avocado toast. Siamo qui, ragazze, venite. Mamma mia, che confusione. Sono curiosa di sapere di chi era questo. È troppo divertente. Chissà in che anno sono state scattate queste fotografie. Wow, guardate che pettinatura. Ma chi è quella? Non ne ho idea, ma sembra un po' triste. E quell'outfit non le dona per niente. Aspettate un momento. È Miss Collette! È l'annuario di Miss Collette! Incredibile! È vero! Adesso ho capito perché quella posa mi ricordava qualcuno. D'accordo, Daisy. Non tutti posano bene come te, si vestono bene come te. Mi è venuta un'idea fantastica! E se creassimo l'annuario del campus? Sì, è un'ottima idea! Narvi ha una macchina fotografica. Sono sicura che i ragazzi ci aiuteranno. Andiamo? Sì! Ma che strano. Nessuno gliel'ha firmato e Miss Collette non compare nella foto di gruppo. Poverina. Vuol dire che non aveva amici. Ecco spiegato perché... Oh, ma che succede? Cosa? Che cosa stai facendo con questo? Ti devo mettere niente. In punizione. Vai in classe. No, nel tuo dormitorio. Subito! Non voglio passarci di nuovo. E questo che cos'è? È un annuario. Che stanno combinando? I ragazzi ci aiuteranno con le foto, che carini! Ora dobbiamo solo prepararci. Wow! Adoro il tuo stile! Mi presti qualcosa per le foto? Sono sicura che starei benissimo! Ti va di insegnarci a posare, Daisy? Sì, anche a me! E a me! Ma certo! Porterò tutto sul set fotografico e vi insegnerò a posare! Ci vediamo sul palco! Ehi, Daisy! Grazie davvero per l'aiuto! Figurati, a questo servono le amiche! Ragazzi, sono venuta a proporvi un'idea che ho avuto, è per l'annuario. Che cosa ne direste se... Sono così agitata! Come fate a essere calme? Per fortuna Daisy ha detto che ci presterà i suoi accessori. E ci insegnerà anche a posare. Questa è una vera tragedia. Non mi passa il... singhiozzo! Rilassati, saremo bellissime, vedrai. Sì, farò in modo che siate bellissime. Dai, Daisy, concentrati. Ora tocca a te. Prima di cominciare con le foto, volevo chiedervi una cosa. Che ne dite se per l'annuario noi... Sono qui! Sul serio? Wow, è davvero brava! Daisy, hai preso tutto l'occorrente per le foto? Ma certo! È qui nella valigia. Aspetta. Che cosa sono? Io questi non me li metto. Pronte? Chi è la prima? Io! Cominciamo pure! Voglio darvi qualche consiglio per posare come delle autentiche star. Sì, certo. Questa posa si chiama spalle avanti. La posa vittoriosa. Indietro col bacino. È fantastica! Non vorrei mai smettere di fotografarla. Ok, ora tocca a voi. Allora, vai tu. Fammi un bel sorriso. Puoi farcela. Perfetto. Non resisto. Alza di più la gamba. Dai, dai, dai. Muovila di lato. Levati subito! Coraggio, Lady, puoi farcela! Dai, cominciamo! Mettiti in posa, la mano sul fianco, bacino in fuori, la fotocamera ti adora! Basta, non mi va di continuare! Come mai ci hai mentito? Volevi essere bella solo tu e ci hai dato degli accessori orrendi! Ma che cosa stai dicendo? Non sono stata io a mettere quelle cose nella valigia! Oh, certo, sarò stata un fantasma! Dico sul serio, ragazze, non so cosa è successo, non capisco! Ehi, un momento, quella è... Sedo! Andiamo! È stata Sedo! Tu hai scambiato la mia valigia! Certo che sì! Era troppo divertente!
Vedrete che fotografie! Stavolta non te la caverai, non ti permetterò di rovinare il nostro annuario! O la nostra amicizia! Potere dell'amicizia! Ah, sono così stufa di voi! Daisy, non dovevamo dubitare di te. Ti dobbiamo delle scuse. Va tutto bene. Noi siamo best friends forever e nessuno potrà mai cambiarlo. Comunque, ragazze, vorrei farvi una proposta. Ciao, ragazze! Non posso crederci. Sarete curiose di vedere le foto. Ah, oh, mamma, sono un mostro! Ma ho il baffo! Ma com'è possibile? Anche Daisy è venuta male. Scommetto che c'entra Shadow. Ciao, ciao, annuario. Secondo me sono grandiose. Shaq, mettiamoci in posa. Sono forti! Daisy, sei venuta malissimo. Me lo firmi? Certo! Ora abbiamo un bellissimo ricordo, grazie a Miss Collette. Infatti vi volevo parlare di questo. Che cosa ne pensate se... Ah, ho avuto un'idea! Perché non diamo a Miss Collette un annuario con le nostre firme? Sì, grande idea, Lady! Sei la migliore! Scusami, Stella, che stavi dicendo? Niente, ora andiamo da Miss Collette. Sì, andiamo! Miss Collette, le abbiamo portato un regalo. Ecco, è il nostro annuario con tutte le nostre firme. Un annuario? Ma io non voglio un... Oh, che carino! Siete tutti molto buffi! Dai, facciamo una foto di gruppo con Miss Collette. Studentessa Fantasma, parte 2. Ella! Ella! Sono le ragazze! Aiuto! Ah, la studentessa Fantasma! Miss Collette aveva ragione! La studentessa Fantasma è venuta a prendere una di noi! Non lo so, a me sembra tutto così strano. Avete sentito anche voi? Nei film dell'orrore, i fantasmi catturano sempre i protagonisti e li trascinano nel bosco. È vero! Forse anche la studentessa fantasma ha portato Ella nel bosco! Ok, ecco qual è il piano. Alcune andranno nel bosco, le altre resteranno al dormitorio. Ma non sarebbe meglio rimanere unite? Nei film dell'orrore succede sempre qualcosa di brutto quando i protagonisti si dividono. No, assolutamente no! È un'ottima idea! Troveremo Ella più in fretta se ci dividiamo. E poi i fantasmi non esistono e io lo dimostrerò. Daisy, tu vieni con me. Oh, no! No, non ho intenzione di tornare in quella stanza. Oh. Ehi, Lady, su, vieni con me. Andiamo nel bosco, ragazze, dobbiamo trovare Ella. Hai ragione, però il fatto è che abbiamo tanta paura. State calme, ho il rimedio perfetto. Ciao, fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò. Hai ragione, Daisy. La musica aiuta molto. Ah, lo so. Le mie canzoni hanno un effetto calmante. Jenna, che succede? Stai bene? Quando sono nervosa batto sempre i denti. È molto strano. Sembra che qui non ci sia nessuno. A quanto pare Ella non è nel bosco. Aiuto! Qualcuno accenda la luce, per favore! Ella! Ella, sei qui? Ragazze, finalmente! Ah! È la studentessa fantasma! Vuole uscire dall'armadio! Ragazze! Aspetta un momento. Se è un fantasma, per quale motivo non attraversa semplicemente l'anta? Ella! Oh, ragazze! Eri qui dentro! Tre fuori gioco! Ora tocca alle altre! Dolcetto o scherzetto? Ehi, che cos'è stato? Io ho sentito dormo sotto il letto. Dolcetto o scherzetto? Cosa? Mangiate sul tetto? Mangiate sul tetto? No! Perché dovremmo? Dolcetto o scherzetto! Oh, la studentessa fantasma! Non era la studentessa fantasma, era Shadow! Ma perché ci ha chiuse qui dentro? Cosa vuole? Non lo so, ma almeno siamo insieme! Già, che bello! Mi stai schiacciando! Oh, mi dispiace! Ragazze, dobbiamo avvisare le altre, così ci aiuteranno! Urlate più forte che potete! Aiuto! Siamo qui! Non dobbiamo dividerci per nessun motivo, capito? Sì, capito. Non preoccuparti.
Coni! Guarda quassù, sull'albero! C'è nessuno? Ehi, un momento! Dov'è finita, Coni? C'è decisamente troppa calma qui intorno. Mi chiedo se stiano preparando un altro dei loro scherzetti di Halloween. Ehi, ragazzi! Siamo qui! Aiuto! Niente da fare, è inutile, non possono sentirci. Oh, wow, questo vestito è super carino. Ma sei seria, Lady? Adesso? Che c'è? Trovo sempre il lato positivo. Eccovi un'altra amica. Coni! Un attimo, ci ha rinchiuse tutte dentro l'armadio? Già, ma ci sono tanti vestiti super carini. Lady, te l'ho già detto, non è il momento adatto. Ragazze, restiamo unite, si sta facendo buio. Il buio sta calando e vedrai le ombre della notte, scoprirai e sentirai la loro malvagità. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò, perché sei qui, dovresti andare via. Shadow, shadow, cosa vuoi? No, 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 fermarci non puoi. Shadow, tu non vincerai. L'amicizia è più forte che mai. Aiuto, siamo qui! Ehi, avete sentito anche voi? Sì, veniva da laggiù! Sono le nostre amiche, dobbiamo trovarle! Eccoci Shadow, che può spaventare. Con le nostre amiche non puoi più scherzare. Scoprirai che l'amicizia trionferà. Se restiamo unite questo ti batterà. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò, perché sei qui, dovresti andare via. Shadow, cosa vuoi? No, 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 fermarci non puoi. Shadow, tu non vincerai. L'amicizia è più forte che mai. Shadow, cosa vuoi? No, 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 fermarci non puoi. Shadow, tu non vincerai. L'amicizia è più forte che mai. È lei! È lei! Shadow! Shadow! Potere dell'amicizia! No! Ehi, Daisy, ti devo delle scuse. Se non avessimo discusso su quale mostro creare, niente di tutto questo sarebbe mai successo. Devo scusarmi anch'io. Non c'era un'idea migliore dell'altra, erano soltanto diverse. Beh, sembra proprio che finalmente riusciremo a festeggiare Halloween! Sapevo che sarebbe andato tutto bene. Certo, certo, se lo dici tu, Ella. Allora, chi diceva che la studentessa fantasma non esisteva e aveva ragione? Aspetta, stai dicendo che non ci hai mai creduto? Già. Sei seria, Lala? Ma se sei stata la prima a scappare via? Oh, ehi, Daisy! Posso prendere in prestito qualcuno dei tuoi vestiti? Ne hai alcuni carinissimi! Certo che sì! Tutti quelli che vuoi! Sono la studentessa fantasma! Datemi le vostre decorazioni di Halloween o vi porterò nell'aldilà! No! No! Oh, adoro Halloween! Studentessa fantasma, parte 1. Avete sentito? Non abbiate paura. Buongiorno, umani! Tranquilli, cari studenti, era solo uno scherzo di Halloween. Miss Colletta, ovviamente. Vi ricordo che la lezione di decorazioni di Halloween inizia fra poco. Ehi, che forza! Muoviamoci, ragazze! Ogni coppia dovrà fare un costume di Halloween con la carta igienica.
Dovrete usare la vostra fantasia, ma niente scherzi. Cosa vi ho appena detto? Ovviamente dobbiamo fare una mummia. Una mummia fatta con della carta igienica? Mi sembra un po' troppo scontato. Dobbiamo essere più originali. Il mostro delle nevi fa molta paura. Io preferisco una mummia dell'antico Egitto. È più esotica e per me è più spaventosa. Mostro. Mummia. Mostro. Mummia. Mostro. Chi sta litigando? È meglio la mia idea. È quello che credi tu. Oh, beh. Il vostro litigio mi fa ricordare una storia misteriosa che è successa al campus molti, molti anni or sono. La storia della studentessa fantasma. Faceva delle decorazioni impressionanti. Voleva sempre essere la migliore. Le sue zucche erano imbattibili, davvero perfette, e poteva fare meraviglie usando un pezzetto di carta e qualche palloncino. Lei lo sapeva. Si sentiva superiore e disprezzava gli altri. Non aveva amici, ma non le interessava perché lei era la migliore. Finché non arrivò il giorno della gara di decorazioni, lei era convinta di vincere con la sua ragnatela inquietante, ma accadde una cosa terribile che non si sarebbe mai aspettata. Il suo zaino con tutto il necessario scomparve misteriosamente. In preda all'ansia cercò di farsi prestare il materiale. Qualcuno può prestarmi un pezzetto di carta, per favore? Mi prestate le forbici? Ma nessuno voleva prestarle le sue cose, perché lei aveva sempre preso in giro tutti quanti. La poverina non ebbe mai più amici e così fu lasciata per sempre da sola. Da allora, la studentessa ritorna al campus nella notte di Halloween ogni anno dall'aldilà per chiedere aiuto a qualcuno per finire la sua spaventosa ragnatela gigante. Miss Collect, mi scusi, ma per quale motivo sta cercando di spaventarci la studentessa fantasma? A me non sembra così spaventosa. No, non fa paura per niente. Mi hai spaventata. Era soltanto uno scherzetto. Tempo scaduto. Ci vediamo al prossimo laboratorio? Quindi è così che funziona? La studentessa fantasma. Mi è appena venuta un'idea. Buono! I palloncini hanno cominciato a scoppiare e ho avuto paura. Ragazze, non l'avete capito? Quello che è appena successo è collegato alla storia che ci ha raccontato Miss Collect. Certo! La studentessa fantasma decorava le zucche e i palloncini come i vostri! E i materiali che sono scomparsi, in effetti, sono gli stessi che servivano a lei per finire la sua ragnatela gigantesca! Io comincio ad avere un po' paura. No, non devi. I fantasmi non esistono. Scommetto che è Miss Collect che cerca di farci uno scherzo. Tu lo pensi davvero? Sì, lo penso e lo dimostrerò. Miss Collect, abbiamo scoperto il suo piano malvagio. Il mio piano malvagio consiste nel classificare la mia collezione di 500 statuine di porcellana prima delle 6 di stasera. Sono pesanti e voi mi state facendo perdere tempo con le vostre accuse. Lei voleva farci uno scherzo con quella storia della studentessa fantasma. Come se non avessi niente di meglio da fare. Al momento sono troppo occupata. Lo dimostri. Ci dica dove è stata oggi più o meno fra le 10 e le 12. Mi sta dando ordini dalle 8 di stamattina e come ha urlato quando una statuina stava per cadermi. Sta attento! E voi, ragazze, finito con l'interrogatorio? Andiamo, Narvi, muoviti. Allora chi ci ha fatto lo scherzo? La smetti, per favore? Batti i denti così forte che non riesco a dormire. Cosa c'è che non va, Ella? Ho paura! E se arriva la studentessa fantasma? Sono io! Non riuscivo a dormire. Non ci riesce nemmeno lei, ha troppa paura. Il buio sta calando e vedrai le ombre della
sentirai la loro malvagità. Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò, perché sei qui, dovresti andare via. Oh. È l'ora della studentessa fantasma? Prima Ella batteva i denti e ora c'è questo rumore. È impossibile dormire. Non posso crederci! Ah, il fantasma è sotto il mio letto! Oh, il fantasma! Fantasma? Saranno solo degli effetti speciali. Connie ha ragione. Che cos'è quell'ombra? Ah, la studentessa fantasma! Il letto tremava! Le cose volavano! C'erano ragnatele! Stavo per farmela addosso! Aspettate! Manca qualcuno! Dov'è Ella? Continua! La TV? Quale TV? Sta arrivando qui? Pronto? Una troupe televisiva verrà al campus! Una troupe televisiva verrà al campus! Sì, una troupe televisiva! Una troupe televisiva? Forse viene per le mie canzoni! Questa sì che è una bella battuta, Daisy. Comunque no, viene a riprendere il Talent Campus e diventerà famoso ovunque. E finalmente tutti ci conosceranno! Oh, sto per apparire in televisione! Oh, deve essere tutto assolutamente perfetto! Dobbiamo riuscire a farci notare. Ci sono! Organizziamo uno spettacolo! Sì! Potrei cantare una mia canzone! E noi potremmo creare una coreografia! Sì, giusto! Ma dovrà essere spettacolare, come quelle delle cheerleader che fanno la piramide! Oh sì, certo, qualcos'altro? Una piroetta con doppio salto fino in cima? Che splendida idea, Lady! Mettiamoci al lavoro! Non abbiamo molto tempo! Mi hanno detto che la troupe arriverà oggi nel tardo pomeriggio! Devo fare moltissime telefonate! Devono venire tutti! Pronto? Sì, ciao! E adesso che facciamo? Le prove! Tu sai che questo è il tempo! Sì, lo so, sono grandiosa! Ci vediamo al molo fra 10 minuti! Va bene! Pensi che ci metteranno molto ad arrivare? Beh, spero di no. Certo, ovvio, dovrebbero venire tutti quelli della troupe. Ehi, ragazzi, siete pronti per lo spettacolo? Su, andate a provare. Uno spettacolo? Uno vero o una lezione? Non ne ho proprio idea. Prepariamo un numero di magia. E vai! Uno spettacolo? È l'occasione perfetta per scatenare il caos. Che bella coreografia! Bene, ci vediamo sul palco fra un paio d'ore per la prova costumi. Lady, ricordati il salto finale. Sarà il sindaco? Sì, pronto, sindaco. E tu non balli? Beh, no, non sono brava a ballare. Però pensavo di preparare qualche biscotto per darvi la giusta carica. Ottima idea! Tu prepara i biscotti mentre noi balliamo e cantiamo, che è la cosa più importante. Oh, ora tocca a me! Ehi, anche i biscotti sono importanti, Daisy! Sembra ci sia un litigio in arrivo. Non credo che questo sia il trucco più adatto. Scommetto che le ragazze stanno preparando una cosa più semplice. Vere amiche! Vai, Lady! Non è un po' altino? Ma fa parte della mia performance. Sali! In che senso la tua performance? Amiche! Oh, non resisterò ancora a lungo! Taglio, Lady! Scusami! Che disastro! Così rovinerete il mio spettacolo! Scusa, che cosa? Il tuo spettacolo? E la cosa peggiore è che ho il mal di gola! Spero di non perdere la voce! Ciao, ragazze! Guarda, Daisy, ho preparato dei biscotti allo zenzero! Fanno bene alla gola! Biscotti allo zenzero? Sicura che saranno d'aiuto? Provali! Anche i miei biscotti sono importanti! Sì, sì, certo, fammeli provare! È piccante! La mia voce! Non ne fai mai una giusta!
Cosa? Adesso basta, me ne vado! Ce ne andiamo anche noi, siamo stanche! Aspettate, ragazze! La truppa arriverà a breve! Ciao, ciao, spettacolo! Molto bene, cominciamo le prove! Prima esibizione! Ehi, ragazzi! Prima ci siamo tutte un po' scaldate, vero? Avanti, ce la possiamo fare! Proviamo ancora! Mm. D'accordo, allora farò tutto da sola! Esercitatevi ancora! Potete fare di meglio? Shark, adesso fammi sparire! Ma sono io quello che sparisce! Oh, è un vero disastro! Dovete provare ancora! E adesso la mia più grande hit! La sua più grande hit? Ehi, un attimo! Perché voi non siete sul palco? Perché ho deciso di esibirmi da sola! Da sola? Non esiste! Ci serve assolutamente la coreografia di gruppo per lo spettacolo! Dovete esibirvi insieme! Voi ragazze sarete il gran finale! Ricordate, il futuro del campus dipende da tutti noi! Tra poco appariremo in televisione! Il campus è pieno di persone! Dov'è la troupe? Non riesco a vedere le telecamere in mezzo a tutta questa gente! Telecamere? Che mi sono perso? Le ragazze non si esibiranno! Non si rivolgono nemmeno più la parola! Oh? Ehi, che ci fai con quella bottiglietta? Shadow, peperoncino piccante! Shadow? Ragazza, è stata Shadow! Ha messo il peperoncino nei miei biscotti! Cosa? Ma quindi non sei stata tu, Connie? Oh, mi dispiace, ragazze! Ero così nervosa per l'esibizione che ho dimenticato che l'unica cosa importante era esibirci insieme! Sono stata cattiva con tutte voi! Sì, un po'. Ma ora dobbiamo esibirci! Shadow non può averla vinta! E poi sapete una cosa? Insieme possiamo farcela! Best friends forever! E adesso diamo il benvenuto a Narvi e Shark! Ora lo farò sparire! Ta-da! Beh, sembra che dovremo cominciare con trucchi più semplici. Oh, questo è un vero disastro! Balla! Cosa? Vivi! Tu sai che è il tuo momento. Tempo di sognare, tempo di ballare. Noi sempre saremo amiche, amiche vere, amiche, amiche vere, amiche, amiche vere. Guardate lì, ragazze, quella è Shadow. Pronte per brillare ancora insieme? Potere dell'amicizia! No, non quella luce! È stato incredibile! E quelle luci alla fine erano pazzesche! Ma è davvero strano che la troupe non si sia fatta viva! Pacco in consegna! Eh? Che cosa c'è in quel pacco? È la TV! La nostra TV è arrivata! Ci guardiamo un film! Certo! Quindi la telefonata per la TV riguardava questa TV! Oh! Non abbia ancora parlato al megafono oggi. Già, starà spolverando la sua collezione di animali di porcellana. Buongiorno, cari studenti. Come se ci avesse sentite. Il presidente del campus è alle Hawaii per fare un corso di surf. Perciò dobbiamo trovare subito un sostituto. Un corso di surf? Oh, certo. Chi verrà eletto avrà il grandissimo onore di farmi da assistente. Riceverà buoni pasto, avrà diritto a frullati gratis e potrà scegliere la musica per la radio del campus. Wow! Ci
cibo e frullati gratis! Se siete interessati, lasciate i moduli per la candidatura nel mio ufficio! Essere presidenti è fantastico! Così si può davvero fare la differenza! Io mi candido di sicuro! Anche io! E anch'io! Che cosa, tutte e tre? Sapete già che vincerò io. Io non credo. Voteranno tutti per me perché sono la migliore a risolvere i problemi. Vi sbagliate entrambe, voteranno per me. Ah sì, staremo a vedere. Interessante. Queste elezioni stanno scaldando l'atmosfera. È grandioso, abbiamo ben tre candidate. Beh, diamo inizio alla campagna. Ora voterete una presidente che sarà il cambiamento che servirà. Vota Lala, super divertente. Vota Phoebe, lei è calma e cool. Vota Jenna, problemi non avrai. Questo è il momento di votare chi vorrai. Sarà una presidente che non scorderai. Se voterai per me ti insegnerò lo yoga. Sei pronto? Se voterai per me, vedrai un po' di magia. Non è fantastico? Se voterai per me, tante storie sentirai. In biblioteca! Tante nuove idee per un campus così. Se vuoi una svolta devi dire sì. Di porcellana preferita è sparita! Mi ricordava tanto la mia gattina! È un pessimo inizio per questa campagna elettorale! La cosa che mi manca di più di lei è quando mi portava le pantofole! Ed era sempre così tranquilla! Dormiva sotto il mio letto e mangiava tutti gli avanzi! Non starà parlando della vecchia presidente! Dormiva sotto il suo letto e le portava le pantofole! Io non voglio fare niente di tutto ciò! Ho paura che candidarsi non sia stata una grande idea! Pensate quello che penso io? Miss Collect, non vogliamo più candidarci alle elezioni. Ci ritiriamo. Grazie di tutto. Non così in fretta. Una volta candidate, non ci si può ritirare. Ma... Su, ora basta con le sciocchezze. Mi farete arrabbiare. E voi non volete vedermi arrabbiata, vero? No, certo che no. Già, come pensavo. Ricordate che domani è il giorno del dibattito. Perciò non dimenticate di consegnarmi la busta con tutte le vostre proposte. Non saremmo in questa situazione se tu non avessi avuto la brillante idea di candidarti. L'idea è stata di Phoebe. Non è vero, è stata tua. Bravissime ragazze, continuate a litigare. Così finalmente potrò mettere in atto il mio grande piano per distruggere la vostra sciocca amicizia e farvi espellere dal campus. E va bene, la mia proposta è di raddoppiare le lezioni. Uniforme obbligatoria per tutti quanti. Vietato ridere e scherzare. In questo modo perderò di sicuro. Questo è ciò che pensate voi? Ma il piano che ho ideato io è molto più geniale. Oh, sono così cattiva! Ecco dove eri finita! Pensavo di averti persa! Ciao, amicina mia! Diamo inizio al dibattito! Jenna è la candidata ideale, ha sempre ottime idee! Oh, non scherziamo, tutti sanno che Lala è la più simpatica! No, la migliore è Phoebe, che fa andare sempre tutti d'accordo! Non capisco che cosa vi sia preso, ragazze, ma... Adesso leggerò le proposte delle nostre tre candidate. Cominciamo con la proposta di Phoebe. Dormire sarà lo sport ufficiale del campus? Inammissibile! Ma non è quello che ho scritto io! La proposta di Jenna è di chiudere la biblioteca e creare un locale pieno di dolci con muri di zucchero filato da mangiare. Ma che razza di proposta è? Cosa? Scommetto che è colpa tua! E la proposta di Lala è di dare un telefono a ogni studente. Ma non sono permessi a lezione! Avete cambiato la mia proposta! Sono tutte proposte grandiose! Ma che gran confusione! Sono sempre io la migliore! E se sono fortunata, vinceranno tutte e tre! Chissà come andrà a finire! Ci siamo quasi, manca soltanto una cosa. Ovvero contare i voti. La nostra nuova presidente è... Un momento. Oh, c'è stato un pareggio! Che cosa, un pareggio? No! Oh! E la vincitrice è Shadow! Shadow! Ho capito! Scommetto che questa è opera sua! Ok, è ora di mettere da parte la rivalità!
Già, adesso dobbiamo unire le forze per sconfiggerla. Forza, ragazzi, fermiamola! Potere dell'amicizia! Basta, non vi sopporto più! Sì! Siamo le migliori! Best friends forever! Ecco la soluzione. La carica andrà a tutte e tre, ma farete dei turni, ok? Scusi, Miss Colette, ma non vogliamo più essere presidenti. Esatto, e non ci importa se si arrabbierà. Non ci interessa mangiare i suoi avanzi e portarle le pantofole. Portarmi le pantofole? Ho capito, oggi è il giorno della follia e nessuno si è degnato di avvisarmi. Ma l'ha detto lei al telefono. Eh? No, avete frainteso. Non stavo parlando dell'ex presidente. Stavo parlando della mia gattina, che adesso vive con mia nipote. Oh, ok. Beh, allora non vedo il problema nel fare i turni come presidenti, giusto, ragazze? Al campus non ci sono mai state tre presidenti insieme, tantomeno tre presidenti amiche. Dove sono i telefoni? Già, e le amache per dormire? Vogliamo il locale pieno di dolci! Accidenti, scappiamo! Ehi, tornate subito qui! Miss Colette, non ci abbandoni così! Temo dovrete cavarvela da sole, è l'ora della videochiamata con la mia dolce vicina! Aiuto! Ragazzi e ragazze, domani è la giornata della scienza. Ci saranno due eventi molto speciali al campus: il festival musicale per gli studenti e la lezione di robotica con la famosa scienziata Anne Droid. Oh, Crystal, tu balli benissimo. Sembri una professionista. Non è niente di speciale. Ascolta, io e Narvi abbiamo scritto un pezzo nuovo e domani lo suoneremo per il giorno della scienza. Ti andrebbe di occuparti tu della coreografia? Ma certo, mi sembra un'idea fantastica. Yuhu! E vai, ti mandiamo subito il pezzo, allora. Perfetto, verrà benissimo. Una lezione di robotica? Ma è fantastico! Vorrei tanto costruire uno chef robot per le mie ricette di cibo sano. Io uno che mi taglia i capelli. Io voglio un unicorno skater robot. Eh? Oh, non preoccuparti, Rim. Tu sei unico. Non ti serve uno skate. Ciao, ragazze. Come va? Ciao, Kristen. Pensavamo di andare alla lezione di robotica di domani per costruirci un robot. Vieni con noi? Certo. Avevo qualcosa da fare, ma non me la ricordo più. Andiamo. Sono sicura che non è importante. Ci divertiremo. D'accordo, ragazze. Allora domani ci robotizziamo. Non dimenticate i microchip. Che cosa dovevo fare? Concentrati, Crystal. Oh, messaggio di Narvi. Speriamo che il nostro pezzo ti piaccia. Lo ascolto. Ehi, che bella questa musica. Un momento. Questo qui era il brano per... Ah! Crystal, è ora! Andiamo alla lezione di robotica! Ti andrebbe di occuparti tu della coreografia? Ma certo, mi sembra un'idea fantastica! Ho promesso che avrei preparato la coreografia per domani! Ora che scusa mi invento per saltare la lezione di robotica? Forse se... Mi è venuta un'idea. Oh, menti ancora le sue amiche. Questo non va bene. Mi piace. Crystal, ti stiamo chiamando. Ah, sono qua su. Accidenti, hai un aspetto terribile. Stai bene, Crystal? Credo di essermi presa qualcosa. Mi sento molto male. Guardate, sembra che la Jelly voglia divertirsi. Per favore, non è il momento adatto. Ah, mi sento molto male. Dobbiamo andare a dirlo a Miss Colette. Avete detto che ha dei puntini rossi e verdi sulla faccia? Oh, no, non c'è dubbio, è un sintomo della febbre selvaggia. La febbre selvaggia! La febbre selvaggia della foresta è un virus molto strano. Coloro che vengono infettati diventano selvaggi e fanno delle cose strane.
Una volta una ragazza si è arrampicata sull'albero più alto della foresta ed è rimasta lì tutto il giorno ululando come un lupo. L'hanno dovuta portare giù con un elicottero. Apriamo le danze. Ops, i dormitori sono di là. E adesso è il momento di fare le prove. Ehi, chi ha alzato il volume? Non funziona più! Ma che cosa c'è che non va? Con tutto questo rumore mi scopriranno! Aspettate, che cos'è? Viene dalla camera di Crystal, muoviamoci! Crystal, va tutto bene! Eh? Che cosa? Solo un attimo fa l'abbiamo vista a letto! Ed era senza energie! È strano! Vuol dire che ha la febbre selvaggia della foresta! Ah, che disastro! Non si ferma neanche così! Crystal! Oh, per fortuna siete arrivate! Sono molto malata! Certo, poverina! Scommetto anche che hai la febbre alta! Ah, lo sapevo! Non sono vere! È il momento di alzare il volume! Come hai potuto, Crystal? Tu ci hai mentito! Che state dicendo? Non riesco a sentirvi, ragazze! Stiamo dicendo che tu sei una bugiarda! Viva la negatività! Grazie a voi il mio potere aumenta! Che cosa succede? Non ne ho idea! I miei piedi si muovono da soli! Vi piace? È la musica della negatività! Crystal, ti senti bene? È la febbre selvaggia! Oh no! Guardate Miss Collect, che modo pazzesco di ballare! Domani non si muoverà! Odio le vibrazioni positive! Vediamo se così rideranno ancora! Aiutatemi, non ce la faccio più! Sono esausta! Aspetta un attimo! Su di te non funziona! Jelly, ci devi aiutare! Devi far smettere la musica! Mi dispiace, ragazze. Non volevo venire alla lezione perché dovevo finire di inventare una coreografia per il giorno della scienza. Non avrei mai dovuto dirvi una bugia. Non importa, Crystal. E comunque, siamo ancora in tempo per la lezione di robotica. Domani sarò distrutta dopo aver ballato così tanto. Eccole lì. Io non le sopporto. C'è ancora quella signora! Signora? Io sono Shadow! Qualunque sia il tuo nome, è successo tutto per colpa tua. Dai, ragazze, prendiamola! Potere dell'amicizia! Quella luce! Bene, per fortuna è finita. Allora, vogliamo andare a lezione oppure no? Sì! Robotizziamoci! Non vedo l'ora di conoscere la famosa scienziata android. Mi hanno detto che ha un braccio meccanico e che sembra proprio un robot. Ehi, Crystal, come va con la nostra coreografia? Mi dispiace, ragazzi. Non è ancora pronta. Tornerò a lavorarci dopo la lezione. Non preoccuparti, il festival è stasera. Vuoi sentire com'è la versione finale? Wow! Ha davvero un bel ritmo! Hanno tutti la febbre selvaggia della foresta! Devo scappare prima che sia tardi! L'ho preparato durante la lezione di cucina. Tutti gli ingredienti sono biologici. Ti piace, eh? Te ne porterò ancora. No, Rin! Sai che non puoi venire con me. Nessuno deve vederti. Un Miss Collect ti caccerà dal campus. Appena potrò, te ne porterò ancora. Ora devo andare.
Ci vediamo domani, Rin. Buongiorno! Domani è il giorno delle visite! Tutto dovrà essere perfetto! Il cibo che ho preparato per i visitatori è squisito! Ricordate di tenere il cibo al fresco nel frigorifero della caffetteria! E non dimenticate! Controllate che il frigorifero sia alla giusta temperatura e che il cibo sia tenuto al fresco per i nostri ospiti! 3, 2, 1... Per essere forte, mangia sano! E per tutto il giorno sarai un uragano! Ciao ragazzi! Avete visto delle mele in giro? Sono giorni che non ne trovo! No! E non sono l'unico cibo scomparso! Perché sono spariti anche un bel po' dei miei cupcake! Io invece credo che qualcuno mi stia spiando! Qualcuno con i capelli colorati! Cosa? Sei sicura? Non starai esagerando un po'? Tu come spiegheresti le ombre che vedo dalla finestra? Forse è un tuo fan. Oh, a quanto pare ti piace avere segreti con le tue amiche, eh? Beh, credo che ora mi divertirò un po'. Mi assicurerò che il cavallo venga cacciato e che tu lo segua. I miei cupcake sono spariti! Qualcuno di voi ha visto le mie fragole? E dove sono le mie mele? Qualcuno ci sta derubando! Avanti, ragazze, di certo sarà... Dobbiamo catturare il ladro. Bene, è ora di trovare quel ladruncolo. Ci divideremo in 3 squadre e la squadra A controllerà i food truck, la B controllerà le stanze e la squadra C... Sì, eccoci qua! Con noi 3 il cibo è al sicuro! Sì! Cercate di non fare danni, va bene? Ragazzi, io devo andare a... ecco, a posizionare le trappole per il ladro. Rim! Oh, poverino. Devi nasconderti. Stanno cercando il ladro che si è mangiato tutto. Ti scopriranno. Squadra A, con me! Il ladro deve essere nascosto qui da qualche parte. Squadra B, sono certa che il ladro sia nascosto laggiù. Mi dispiace, sarà soltanto per un po'. Userò dei torsoli di mela per creare una pista falsa in modo tale da depistarli. Poi penserò a un posto migliore in cui nasconderti. Seguitemi, il ladro si trova qui, me lo sento. Oh no, sono già arrivate! Ehi, guardate! Torsoli di mela! Ci siamo, il ladro deve essere qui dentro, andiamo! Lì non mi troveranno! Questo è ciò che credi tu? Ah, è così buio qui! Le tracce portano lì, il ladro deve essere dietro quella porta. Aspetta un attimo, non possiamo entrare, non è permesso. Ma il ladro deve essere lì dentro. Forza, andiamo. Aiutatemi. No, stanno per entrare, devo fare qualcosa. Su, spingete. Dreamy? E ora, che cali l'oscurità. Oh, grande, è andata via la luce! Dreamy, sei tu il ladro! Hai rubato tu le mele! E che mi dici dei miei biscotti? Aspettate, non sono stata io, posso spiegare! Ehi, un momento! Se è andata via la luce, significa anche che... Il frigorifero non funziona! Oh no! Così andrà male! Aspettate un attimo, ragazze, vediamo un po' qual è il problema. Il generatore non è rotto, era solo scollegato! Sì, mistero risolto! Ma come facciamo a sollevare il generatore? Questa è un'ottima domanda. Vediamo. Rim? Oh! Sei davvero tu? Wow, sei grandissimo! E cosa ci fai qui? È per questo che ho preso le mele, per darle a Rim. Ma non so niente sugli altri furti. Siete arrabbiate con me? No, ma perché non ci hai parlato di Rim? Temevo avreste cercato di mandarlo indietro, perciò l'ho nascosto. Dreamy, Rim è fantastico! Non c'è nulla di male se volete restare insieme. Dite sul serio? Certo! Vi adoro! Forza, Rim, solleva il generatore.
Sì! Bellissimo! Ce l'abbiamo fatta! L'oscurità inghiottirà il campo se voi non la fermerete. Ancora tu! Quel cavallo non rovinerà i miei piani. Rim è un unicorno, il più forte di tutti e il più bello di tutti. E ha un grande appetito. Noi lo proteggeremo perché è il nostro amico. Potere dell'amicizia! Di certo è stata Shadow a rubare tutte le nostre cose. Ci dispiace, Dreamy. Tranquilla, è tutto ok. Dobbiamo pensare a dove nascondere Rim. Miss Collect non deve sapere che è nel campus. Oh, il cibo per gli ospiti! Era tutto buonissimo. Il cibo è al sicuro, nelle nostre pance. Guarda, ora funziona di nuovo. Credi finiremo nei guai per aver mangiato tutto? No. Attenzione, studenti, spero sia tutto pronto, perché gli ospiti arriveranno fra 15 minuti. No, che guaio! Dice che non sarò più popolare. Sicuramente sto già perdendo follower. Devo fare qualcosa. Andiamo, Lady, non prendere l'oroscopo troppo sul serio. Buongiorno, futuri talenti. Pronti a partecipare alle vostre lezioni preferite? Niente cellulari e niente feste serali. Non sono consentiti. Ho trovato! Darò una festa esagerata per riacquistare la mia popolarità. Stasera festa! Sì, festa! Tutti al campus mi adoreranno. Ciao, Daisy. Ciao, Daisy. Avete sentito Daisy della festa di Ciao stasera? Sì, non vedo l'ora di andarci. Ehi, Shad, vieni anche tu alla festa. Oh, sì, la festa, non posso. Ho qualcosa di più importante da fare. Oggi voglio chiedere a Daisy di andare a prendere un gelato. Noi tre potremmo andarci insieme e poi magari potresti inventarti una scusa per lasciarci da soli. Beh, io preferirei andare alla festa. Ma... Ciao, Daisy! Ti va di andare a prendere un gelato insieme a me? Daisy, devi venire a cantare alla mia festa stasera! Ma... scusate, davvero non vedete l'ora di andare a quella festa noiosa? Noiosa? Oh! La mia festa? Non devi preoccuparti, Lady, puoi contare su di me! Andiamo, dobbiamo dirlo a tutti! E voi due non pensate nemmeno di venire! No! Aspetta un attimo, io volevo dire che... Oh, io volevo andarci! Una festa? Questa è la mia occasione. Farò in modo che la festa sia un disastro. Le tenebre domineranno! È ora di andare a letto. E ricordate, niente feste, non sono consentite. Io adesso mi siedo qui a sorvegliare. Andiamo, Shaq. Forse se chiedi scusa inviteranno anche noi. Che ci fate voi due qui? Non era una festa noiosa? Shaq ti vorrebbe dire una cosa. Shaq? Sì, penso ancora che sia una festa noiosa, però c'è Daisy e quindi noiosa? Io... Sei solo invidioso della mia meravigliosa festa? Voleva soltanto chiederti scusa. Molto bene, allora finché non chiede scusa, lui non è invitato alla festa. Invidioso? Noi faremo la nostra festa, scommetto che sarà molto meglio della tua! Beh, staremo a vedere. Che cosa voleva, Shaq? Oh, niente. Pronti a divertirvi? Sì! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo, ho anche il mio kit degli scherzi. Daisy, vuoi una foto? I ragazzi stanno facendo una mega festa. Perché non andiamo a dare un'occhiata? Non ci penso proprio. Nessuna festa può essere più divertente di questa. Connie, alza il volume. Diamo inizio alla festa. E ciao!
Sembrano buonissimi, Connie. Non so se mangiare quello al cioccolato o quello alla fragola. Questo qua. Penso che proverò a vivacizzare questa festa. Sorridete! Dite cheese! Balliamo! Facciamo festa, cantiamo! Non fermate il divertimento! Dreamy, hai visto che cosa hai fatto? Non sono stata io. Sono sicura che quello era uno scherzo di Crystal. Mio? Tranquille, non è successo niente di grave. Ci stavamo divertendo un mondo, ma tu hai mandato tutto all'aria. Ma non sono stata io. No, certo. Per favore, ragazze, state rovinando la festa. Vorresti dire che sono una bugiarda? Forse. Allora io vado all'altra festa. Crystal, no! Mi piace. Sta a vedere. Arriveranno presto. Facciamo le luci da discoteca con la torcia. Che succede? Aggiustalo! Va bene, è facile. Possiamo andare alla festa adesso? Aspetta, arriva qualcuno. Magari è Daisy. Andiamo! Ecco dov'eri finita. Dai, non essere arrabbiata. Sono sicura che Crystal voleva solo ravvivare la festa. Guarda. Sembra che qualcuno abbia messo un dolcetto nella tromba. Quindi non era uno scherzo di Crystal. Ora devo andare a cercarla. Crystal, mi dispiace. Lo so che non sei stata tu. Guarda, qualcuno ha messo un dolcetto nella tromba. Qualcuno chi? Dobbiamo dirlo alle altre. Perché si è fermato tutto? Mi sento debole. Sta succedendo qualcosa. Ah! Ho trovato! Sveglierò Miss Collette che espellerà tutte dal campus per colpa della festa! Ehi, tu! Chiunque tu sia, potrai anche rovinare la nostra festa, ma non rovinerai la nostra amicizia! Non importa quello che accadrà! Noi saremo sempre insieme! Quella luce! No! Vi assicuro che tornerò! Cos'era esattamente quella luce? E chi era quella signora? Probabilmente quando abbiamo unito le forze e la potenza della nostra amicizia ha attivato il potere delle collane. Cosa? Non mi sono addormentata! Non mi sono addormentata! Che state facendo? Noi le abbiamo portato un cuscino, così può stare seduta più comoda. Ah, d'accordo. Wow, ma guarda un po'! Sembra che alla fine tu ti stia divertendo. D'accordo, hai ragione. La tua festa è fantastica! Ehi, guarda! La festa è decisamente un successo! Il mio livello di popolarità è al 100%! Senti, Shaq, ti va di andare insieme a prenderci un gelato? Ups! Nell'episodio precedente. La risata è uguale a quella del mio incubo. Anch'io mi ricordo. Eravamo migliori amiche. Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Best friends forever. Mi sto divertendo tanto con voi, ragazze. Sì, anch'io. Ma forse ora dobbiamo tornare. Stiamo avvantaggiando i ragazzi nella sfida. I ragazzi, eh? Soprattutto Narvi, vero? No, intendo tutti i ragazzi, Crystal. E se viaggiassimo attraverso tutti i mondi Magic Tears, forse scopriremmo cosa sta succedendo. Io non voglio camminare. I miei piedi da diva non possono fare un passo in più. Ah, per favore, ma in che mondo vive Daisy? Ora basta, abbiamo votato. Dovete capire che è meglio se torniamo indietro subito o saremo in un guaio enorme. Primi, dai un'occhiata in giro. Non vedi che c'è qualcosa che non va? È tutto sbiadito. A questo punto è evidente che c'è qualche problema in tutti i mondi. E prima di tornare indietro lo dobbiamo risolvere. Sì, giusto. Davvero? Per questo non abbiamo votato. Bello.
Di nuovo, la stessa risata del mio incubo. Di quale incubo stai parlando? Ho fatto un brutto sogno e sentivo una risata come quella dappertutto. Forse è meglio non scoprire di cosa si tratta. Possiamo andare adesso? Se avessi la sfera di cristallo di mia cugina Tina, potrei capire cosa sta succedendo e come andarcene via da qui. Sì, andiamo! A casa di Tina! Cerchiamo la sfera, forza! Andate pure, io vi aspetto qui! Oh no, tu vieni insieme a noi! Volare troppo cool, che bello! Cominciamo a cercare. Guardate, questo è un ciuccio di diamante. Quando eravamo bambine passavamo giornate intere a cercarlo. Sarebbe perfetto come ciondolo. Ehi! Preferivo il farfallino, stava benissimo con il cappello. L'ho trovata, prendila Phoebe. Magica sfera di cristallo, mostrami che sta accadendo di male. Se serve posso anche fare una verticale. Beh, credo tu debba farla davvero. Sì, ha ragione. Bene, ora vedo qualcosa. Sì, è una mela gigante. Una mela? E dove possiamo trovarla? A tutti i Frutti Beach! Andiamo? In che direzione? Oh, quella è Nila! Andiamo con lei! Oh. Wow! Devo dire che non me la ricordavo così... così... Puzzolente! Deprimente? È davvero terribile! Guarda, ci sono tantissime jellies! Oh, sembrano molto tristi. Dai, fammi andare più vicino, forza! Ancora un po'! E non così tanto, non così tanto! Jenna, vai più piano! Ops, mi dispiace! È una cosa disgustosa! Questa probabilmente era una mela. È impossibile trovare qualcosa qui. Oh no, che cos'è successo? Il lago Lampone è marcito! Vi ricordate quando abbiamo dovuto salvare Mel? Abbiamo bevuto quasi tutto il lago, era così buono! Non come adesso! E quando le jellies si sono intrufolate nella fabbrica? Sì, è stato un disastro, ma ci siamo divertiti a rimettere a posto tutte insieme! Tutta questa amicizia mi fa sentire male! Vi farò smettere di ridere presto! Forse ho fatto un po' la diva, mi dispiace. Siamo ancora amiche, vero? Sì, ma prima è meglio che ti accompagni alla spiaggia, così puoi lavarti un po'. D'accordo. Dobbiamo trovare la mela che abbiamo visto nella sfera di Tina. Ah, no, non ce la faccio più, io mi arrendo. La mela! Ti prego, resisti! Dov'è Jenna? Serve qualcuno che voli! Non c'è tempo, presto! Dobbiamo formare una catena umana! Manca ancora un po'! Coraggio, ragazze, tutte insieme! Dai, forza, dobbiamo resistere! Ci sono quasi! Oh no, il ramo! Altre! Uno, due, tre! L'ho preso! No, arriva! Grazie per averlo salvato, Jenna! Per fortuna stai bene! Grazie, ragazze! Oh, guardate! E le collane! Sono tutti uguali! Wow, che forze! Best friends forever! Questa è la mia Tutti Frutti Beach! Sono tornati i colori! C'è un buon profumo! Tutti frutti! Tutti frutti! Cosa vuoi dirmi? Bidò! Ho capito! Adesso possiamo tornare indietro! Certo! Dovevamo solo essere di nuovo amiche e collaborare come quando eravamo piccole! Best friend forever! Anche se non mi spiego ancora quella risata malvagia! Che importa? I colori sono tornati e noi possiamo tornare al campus! Sono sicura che mi mancherai tanto, ma dobbiamo crescere! Non possiamo restare piccole per sempre! A presto, Snowy! Forza! Dobbiamo tornare indietro e vincere il premio! Ma prima di andare posso fare un ultimo volo! Ciao! A presto! Fammi sapere se succede qualcos'altro. Vorrei che potessi venire con me, Rin. Sappiate che non è ancora finita. Cosa? Ma quella non era... Ah, ma no. Ciao, Rin. Mi mancherai tanto. Trasformerò il campus in un luogo di oscurità e tenebre.
Rim! Rim! Wow! Sei meraviglioso! Ma cosa ti fai qui? Sbrigati, Dreamy! Presto, vinceranno i ragazzi! Se qualcuno scopre che sei qui, dovrai tornare indietro! Presto, devi nasconderti! Forza, siete in ritardo, ma non correte! Uno, due, tre bandierine! Abbiamo i nostri vincitori! Il premio speciale va a voi, ragazzi! Oh no, c'eravamo quasi! Veramente ne avevamo una! Non importa, adesso siamo di nuovo amiche! Sì, siamo le migliori! E poi, come premio di consolazione, ecco un po' di torta! Un set di trucchi! È questo il premio speciale? Beh, a me piace! A me no! Quello è il nostro premio! Davvero? Allora prenditelo! Ehi, ora vedrai! Mi piace questo posto! Ho deciso che distruggerò questa amicizia! Gioco al campus. I vincitori riceveranno un premio. È il portale magico del cuore alato! Ritorno a Magic Tears. Ma dove siamo? Io sono già stata qui. Anch'io. Mi sembra familiare, ma era più colorato, vero? È proprio come nel mio incubo. Ecco perché la Jelly mi chiedeva aiuto. Ehi, questa era la mia casa. Guarda, e la mia era questa qui. Ne abbiamo fatte tante quando eravamo piccole. Possiamo andarcene adesso? Questo posto è noioso. Sì, siamo state qui quando eravamo bambine, però ormai siamo cresciute, quindi andiamocene. Hai ragione, questo posto non è più come prima, e nemmeno noi. È evidente che siamo tutte cambiate. Cerchiamo Connie e le altre e torniamo al campus. Ottima idea, e poi siamo in testa alla gara. O forse adesso siamo scese al secondo posto? Un attimo, guardate! Dobbiamo seguire le noccioline di Connie. Andiamo! Connie, siamo qui! Sei davvero tu, loro! Mila! Snowy? Ho sentito tanto la tua mancanza! Adesso mi ricordo tutto! Vivevamo a Magic Tears! Non ci vedevamo da tanto tempo! Io vivevo qui vicino, in un bellissimo igloo circondato dalla neve! E poi facevo sempre snowboard, come ora! E io vivevo a Tutti i Frutti Beach. Dovremmo andare lì a berci un cray juice. Ah sì, erano deliziosi. Te lo ricordi, vero? E noi eravamo tutte amiche. Una volta Stella ha baciato Narvi. Sì, me lo ricordo. Non è vero, non se lo ricorda nessuno. Cos'è? Una collana? Per me? Ehi, non litigate. Non importa, Lulu. È il pensiero che conta. Sinceramente, mi mancava tutto questo. Anche a me. Dai, basta, Rim! Mi hai scambiata per un gelato! Che succede? Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Non è possibile! Che cosa? Non c'è campo! E ora come faccio senza il mio telefono? Però hai detto che eri stufa delle telefonate e che volevi staccare un po'. Beh, sì, volevo staccare un po', ma così mi sembra troppo. Devo occuparmi di faccende molto importanti. Ora torniamo indietro e andiamo a vincere il nostro premio speciale. Dovremmo vincere noi. Abbiamo una bandierina in più. Solo una bandierina? Non potete batterci. Mi piacerebbe visitare Tutti i Frutti Beach, ma penso che sia meglio tornare ora o non riusciremo mai a vincere. No, non possiamo andarcene. Dobbiamo trovare il modo di far tornare i colori. Chi se ne importa di quella gara? Il mondo Magic Tears ha bisogno di noi. Ma non siamo più delle bebè. Allora possiamo risolvere la cosa da adulte. Mettiamola ai voti. Ok, va bene, sì. Chi se ne vuole andare, alzi la mano. Uno, due, cinque. Chi vuole rimanere qui, alzi la mano. 1, 2, 4. Lala, cosa voti? No, non so rispondere.
Lala, non vorrei metterti pressione, però dipende tutto da te. Vuoi che restiamo qui? O che torniamo indietro, così vinceremo il premio speciale? Beh, in effetti direi che siamo praticamente adulte. Non voglio che ci mandino via dal campus e se si accorgono che ci siamo allontanate lo faranno. 6 voti contro 4. Torniamo al campus. Ma io non voglio. Non mi piace il risultato. Ma è giusto così. E poi chissà, magari possiamo provare a tornare più tardi. Ehi, che cos'era quel suono? Rim, dove sono finiti tutti? C'è qualcosa di strano. Non è niente, è soltanto il vento. Forza, torniamo indietro. No, non è il vento. Questa risata è uguale a quella del mio incubo. Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato. Aspettate! No! Non è il campus! Come andiamo via da qui? C'era un cannocchiale, se non sbaglio. Possiamo usare quello per cercare un altro portale. Proviamoci! Non ci stiamo tutte qui dentro. Non ci credo. Il mondo sembra sbiadito. Davvero? Fa vedere, anche tutti i frutti beach. È terribile, dobbiamo fare qualcosa. No, è meglio tornare indietro subito prima che succeda anche a noi. E come facciamo a tornare indietro, genio? Va bene, calmatevi. Volete toccare la mia pietra che trasforma l'energia negativa in positiva? Ma ci sono altri portali. Prima voglio vedere se c'è qualche parte del mondo che ancora ha colori. Non spingermi. No, non spingermi. Non sono stata io. Nemmeno io. Ehi, stai muovendo il cannocchiale. Ma no! Ma sì, invece! Quella è la foresta di zucchero filato? Oh, Jenna! No! Presto, la dobbiamo aiutare! Sì, ma come? Oh! Ma certo! Voi fantasies avete i poteri! Io credo di poter trasformare le cose in gelato! Tieni, Phoebe! Gelato speciale in arrivo! E questo è per Jenna! Wow, e voi da dove sbucate? Quante cose state portando? Oh, ti ringrazio, Snowy! Oh, Faye! Pensavo di aver perso queste pietre! Sono meravigliose! Wow, un fossile della montagna Fantasy! Grazie, Betty! Devono essere deliziose! Chissà come sta la mia cara Tutti Frutti Beach! Grazie, Lulu! Ne avevo proprio bisogno! Vi ricordate la lacrima magica? Sì, era la cosa migliore del mondo! Per me la lacrima migliore era quella di Tutti Frutti Beach con le jelly sbirichine. Oh, mi mancano tanto! Erano sempre contente! Anche a me! Ma nella foresta ce n'era una che sembrava preoccupata! Siamo venute qui per lei! Ci hanno sempre fatte stare bene! Questo mondo era speciale! È vero, era tutto meraviglioso e profumato! Anch'io mi ricordo! Eravamo migliori amiche! Certo che lo eravamo! Oh, Rin, così mi fai il solletico! Non sta andando come avevo previsto. Ma non mi sconfiggerete! È da un po' che non vedo le ragazze. Che combineranno? Continua! Di nuovo insieme. Lady, Lady, Lady! Svegliati, siamo arrivati al campus! Ho fatto un brutto sogno, sembrava così reale. Ehi, siamo arrivati! È semplicemente fantastico! Lo sai, Connie? Ho la sensazione che qui vivremo tantissime avventure! Andiamo! Oh, ti chiedo scusa! Non preoccuparti! Hai visto cos'è successo? È una cosa assurda! Non si sono neanche salutati! Non capisco! Può darsi che... Ciao, Narvi! Ciao, Ella! Ciao!
Io me ne vado. Non si ricordano di noi. Forse perché siamo un po' cambiate. Wow, la caffetteria è super cool. E guarda, c'è solo cibo biologico. Ci saranno lezioni di cucina. Non vedo l'ora di aggiungere ricette al mio libro. Ciao, Dreamy. Ciao, Crystal. Non vi ricordate di noi? Giocavamo insieme quando eravamo bambine. Ha detto bambine? Beh, bel modo di cercare di fare amicizia, ma a me non interessano le cose da bambine. Oh, perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo migliori amiche per sempre! Non rilasso altre interviste, sono al campus per rilassarmi! Per sempre! Oh. Oh. Scusami, va tutto bene? Io mi chiamo Daisy. Sì, sì, piacere di conoscerti. Sono Shaq. Beh, allora ci vediamo a lezione. Sì, sicuramente. Ci vediamo in classe. Beh, adesso io devo andare. Ciao. Ci vediamo a lezione. Oh, Shaq. Mi sentite? Sì, immagino che mi sentiate. Vi do il benvenuto al mio campus, cioè al Talent Campus, dove metteremo le ali al vostro talento grazie ai nostri corsi esclusivi e alla mia infinita pazienza. Una cosa importante, ci sono delle regole fondamentali. Non si corre per andare a lezione e niente cellulari al campus. Ah, ci sono sempre delle regole. E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere. Speriamo di essere insieme, 3, dai, Jen, dai! Dreamy e Phoebe. Nella camera numero 2, Ella, Daisy, Stella e Crystal. Ok. Nella camera numero 1, Lady, Lala e Connie. Evviva! È fantastico, con Lala ci divertiremo un sacco! Io scelgo il letto per prima. No, prima io... volete vedere un trucco? Mi piace! È bellissima! E ha un profumo buonissimo! Carta, forbici, sasso per scegliere il letto? Carta, forbici, sasso! Sì, ho vinto io! Scelgo il letto di sopra! Io so fare un trucco! Finito! Che bello! Hai fatto un ottimo lavoro! Anche il tuo lato è molto carino! Guarda, ecco l'ala! Ditemi, è questa la carta a cui stavate pensando? No. Vuoi delle noccioline? Aspettate un attimo, forse era questa? Beh, in realtà scusa, ma non ci hai detto di pensare a una carta. Lala è ancora super divertente. Una cosa importante, se non volete essere rimandati immediatamente a casa, non dovete mai lasciare il campus. E ora passiamo alle buone notizie. Questo pomeriggio ci sarà un grande gioco al campus. I vincitori riceveranno un premio speciale. Dobbiamo vincere, quel premio deve essere nostro. Oh no! Questa volta ci hanno separate! È una cosa terribile! Tranquilla, è solo per questo pomeriggio! E in questo modo possiamo conoscere gli altri e parlarne insieme più tardi! Guardiamo il lato positivo! Oh, va bene! Come ho detto, la prima squadra che arriverà alla fontana con le 3 bandierine sarà la vincitrice! Per trovare le bandierine dovete risolvere gli indovinelli! Il primo è questo! Se la musica è nel tuo cuore, per cantare trova il posto migliore. E ora potete iniziare a cercare. Io dico di cercare sul palco. Ottima idea. Ricordatevi di seguire. Secondo me è l'ufficio di Miss Collette. Non ho intenzione nemmeno di fare un concerto. E se fosse la camera di Daisy, lei sa decisamente cantare. No, no e no. Non voglio cantare, mi voglio solo riposare. D'accordo, possiamo prima cercare in un posto e poi nell'altro. Va bene, cominciamo dalla camera di Daisy. No, dall'ufficio di Miss Collette. L'ho trovata! Sì, grande! Brava! Che facce buffe avete! È finto, era uno scherzetto. Non è per niente divertente, Crystal. Dobbiamo vincere quel premio. Oh, ma quanto è noiosa! Ehi, guardate, sì, ho la bandierina! Ti prego, Crystal, smettila! Oh, bravissima, Crystal! Oh, ne abbiamo già una! Vinceremo di sicuro! Ehi, qui c'è un biglietto. Se il premio vincere vorrai, nel posto dove gli alberi coprono il cielo andrai. Nella foresta! Andiamo! Deve essere nell'ufficio di Miss Collette. Andiamo, io voglio vincere il super premio. Anch'io, per questo dobbiamo andare nella camera di Daisy. Aspettate, quella è... Oh, non posso crederci! Ragazze, è una Jelly! Te la sei immaginata? Le Jelly non esistono! Scusate, ma di cosa state parlando? Sì che esistono! Non ve lo ricordate? È una lacrima magica! No, non può essere vera! Qualcosa non va, sembra spaventata! Penso ci stia chiedendo aiuto! È il portale magico!
perfetto e io trasformo le cose in gelato come quando ero bambina. Ragazzi, quello è davvero un portale magico, ma per dove? Beh, scopriamolo! Aspettatemi! È fantastico! Guardate, non sono le noccioline di Connie! Oh, un portale magico! È una cosa meravigliosa! Dobbiamo riuscire ad attraversarlo, ma come? Ci sono! Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato! Che c'è adesso? Ti appunto una zanzara o qualcosa del genere? Non ve lo ricordate? Fa un passo di qua e fa un passo di là! Il portale fantasy di luce brillerà! Oh, secondo te dove ci porterà? Lo vedrete! Vi piacerà un sacco! Continua!